Eccoci qua, buongiorno a tutti, ben arrivati. Allora, bene, togliamo questo. Oddio, 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 che non parlo con nessuno stamattina. Allora, come va? Tutto a posto? Un paio di minuti di ritardo? Mi date l'ok? Mi si sente? Perfetto. Ciao, buongiorno, ben arrivati a tutti. Benissimo, allora, mi si sente? Benissimo. Allora, partiamo con la coppia stellina dollaro che ha incominciato ieri il tentativo di scendere. Ce lo vediamo su un H4 che è un grafico abbastanza forte. Abbiamo questo tentativo ieri di discesa all'inizio molto timido e poi notate una salita, non ha fatto un nuovo massimo e quindi incomincia a scendere. Ok, qui siamo nel ciclo 2 di una distribuzione che è partita qui chiudendosi con un ciclo 4 rialzista, che è questo, una definizione che è un po' strana perché potrebbe anche essere che questo sia il ciclo 1, troppo lungo, quindi chiaro mi sono fermato qui, un ciclo 2 magari che termina qui in qualche maniera e questo è il ciclo 3, non mi piace proprio assolutamente così, infatti l'ho fatta chiudere qui dove comincia la discesa e questo lo determino come partenza di una nuova distribuzione. Prezzo che mi ritorna sopra la 64, mi fa il movimento del ciclo 1, ciclo 2 che mi fa nuovo massimo e incomincia a scendere. Ok, normalmente non si va a short su un ciclo 2, assolutamente no, non si va. In questo caso però vedo che è un ciclo 2 di una distribuzione che comunque il minimo, diciamo, visivo sarebbe questo. Quindi abbiamo una tendenza rialzista e un eventuale ritracciamento fisiologico. Allora, cosa devo vedere ancora su questa analisi? Tanto possiamo prendere questa trend line che non ci sarebbe più e la mettiamo qui e diventa una trend line regolare, che questo è il punto esatto da cui io posso partire con delle analisi. Allora, io ho questa trend line, che è una trend line irregolare, da qui incomincio a tracciarmi un canale equidistante. Quindi quando si fanno delle analisi, assolutamente prima di fare un trade ci si deve accorgere se siamo nella zona giusta o no. Ieri scrivevo con Raffaele che mi ha fatto vedere la sua performance, è contento, insomma c'è sull'Academy qualcuno che piano piano ha inquadrato come funziona le strategie che io sto propagando. E quindi mi ha fatto vedere qualche cosa. L'unica cosa che il problema di tanti è: sai anche desistere nel fare trading, sai anche non fare trading in caso le situazioni non siano chiare. Questo è il passaggio di qualità. Quando si comincia a capire, dire ok, oggi io non mi sento bene, allora non faccio trading. Cioè, per esempio, che ne so, ci si sente indisposti, si ha un po' di raffreddore o che ne so, ci sono anche tante cose da fare e quindi devi uscire di casa e non puoi fare trading, allora lì devi essere capace di dire ok, io non faccio trading oggi perché non c'ho tempo. Purtroppo tanti, la maggior parte, non riescono a non fare trading, devono mettere lo stesso nella loro operazione. Avete notato che io nelle ultime 2 settimane, anzi forse anche 3, faccio meno trading, chiudo ogni tanto un'operazione, la lascio correre, la lascio anche andare in perdita 1 o 2 giorni, poi si riprende. Perché faccio così? Perché alla fine quando hai fatto con delle size tranquille,
riesci a sistemare. Adesso sono i webinar. Ragazzi, mi state, scusate, ma sono i webinar. Benissimo, allora tornando a noi, quindi il non fare trading a questo punto, se vogliamo dire, è anche una forma di dire sto facendo trading perché oggi desisto nel fare l'operatività. Allora io ho messo questo canale che alla fine non ci serve, ma scusa, tutto nel, ma io non, io ancora c'è ancora qualcuno che mi dice non ho i link del webinar. Non era sulla chat, ma scusate, l'ho trovato qui. Io non ho più parole. Cosa succede? Scusa, una volta che ti sei registrato, ti arriva sempre su, ti prendi il cartellone quando entri nel webinar. Allora, perfetto. Allora, in questo caso io ho messo questo canale che non ci serve a niente. Io però, avendo un po' l'occhio clinico, ho capito già una cosa. Per esempio, questo massimo qui con questo minimo qui. Vedete questo massimo e questo massimo, traccio un canale così. Okay, quindi devo soltanto praticamente poi orientarmi su questo, trasporto questo più in basso e se notate si azzecca quasi quasi. Se notiamo, se togliamo questo un attimino, notate questo massimo e adesso spostato. Facciamo così, ancora meglio. Questo massimo e questo minimo, questo lo cancello. I canali sono la soluzione a tanto, io li uso tantissimo. Perché mi hanno nel tempo mi hanno arrotondato le mie strategie. Ok, mettiamolo così. Notate, se io lo trasporto, mettiamo qui in alto, lo copio. Vedete che va a toccare questa zona qui perfettissima. Quindi questo è il canale che io mi stavo cercando. Quindi questo diventa un canale, questa che rimane. Che poi non si sa, forse la utilizzeremo per qualche altro motivo, o forse anche soltanto come livello di supporto dinamico. È una trend line irregolare, quindi la metto del colore, essendo più sottostante al prezzo, la mettiamo di colore verde. Quindi, essendo sottostante, si mette verde. Quindi, ho praticamente un canale che è per il momento rialzista, ho un livello di supporto, il prezzo io. Vado, do diciamo per scontato, adesso lo do per scontato perché purtroppo è l'unica informazione che ho, non è ancora confermato. Metto questo come max caos, anche se non è ancora confermato perché ci vuole ancora un attimino. In questa cosa qui io potrei adesso azzardarmi a fare una cosa del genere. Primo step, secondo step. Cioè, praticamente il primo è questo livello qui, il secondo è questo livello qui. Perché se questo è il max caos, devo incominciare a chiudere la distribuzione. Quindi non mi sono inventato niente. Ok? Ti sto aspettando che entri, Leonardo. Questa storia dei link che non ho ancora capito, perché se vi siete iscritti una volta al webinar, vi arriva il link per la mail. Dovete essere un po' più svegliatevi un attimino, perché sennò. Si diventa pazzi. Ok, quindi per la stellina d'oro, a parte l'analisi, la lettura del grafico mi viene data dai cicli. Quindi siamo in un ciclo 1, adesso in un ciclo 2. Il ciclo 2, se notiamo, anche questa è l'informazione che non ci deve sfuggire. Guardate, se io vado a vedere il ciclo 2, soltanto l'ultima evoluzione del prezzo, che sarebbe dalla partenza del ciclo 2, che è questa, al massimo della sua espansione, il prezzo è sceso toccando il 50%, guarda caso, adesso sta tornando su. Quindi questo mi dà un'idea che se io ritorno in questa zona qui,
dal 50% in poi posso incominciare a vedere la situazione short. Quando è che però ho la possibilità di entrare short in questa situazione qui? Ci sono due motivi. Allora, l'andamento è composto da una M ciclica, quindi prima gamba, seconda gamba, ok? Prima gamba, seconda gamba. Adesso sta cercando di fare la terza gamba che, se è un ciclo 2 che è già diventato il 50% e comincia a diventare debole, non deve andare qui in alto. Qui abbiamo il possibile, vediamo un attimino, la possibilità di capire che da qui fino di nuovo all'andamento che mi guarda qui sotto abbiamo la cosiddetta lunetta che io chiamo, quindi avrei la disposizione del max caos che la trovo qui dentro, ok? Quindi in questo caso che ho il max caos, ho la prima gamba, seconda gamba, la terza gamba, se questo è il max caos non deve andare qui sopra, quindi mi farà la quarta gamba così. Quindi devo aspettare ancora questo e questo movimento. Praticamente che la continuazione del ciclo in chiusura mi manca la terza e la quarta gamba. Ok? Questo quindi quando io prendo una direzione l'ho presa nella direzione ciclica, poi che io abbia ragione subito o che abbia ragione dopo. E avere ragione addirittura domani non mi interessa, l'importante è che io ho fatto un'operazione che non la devo, non devo stare lì a mettermi stop loss o che lo so io sistemarlo, non mi interessa. Allora, Leonardo, ogni volta con questo link, ti dico la verità, e ti brechi anche il calzettone adesso, ti ho passato di nuovo il link dell'iscrizione dei webinar in generale. Quando ti sei iscritto a un webinar, in automatico, un giorno prima e un'ora prima ti arriva la mail con il link per partecipare. Una volta che ti sei iscritto a tutta la sequenza dei webinar che ci sono, che ho già preparato fino all'anno prossimo. Quindi non cambia, questo link rimane sempre lo stesso. Per quello io non lo passo, perché il link è sempre lo stesso. È un link monouso per l'iscrizione e poi ti arriva ogni volta la mail. Quindi, non capisco perché ogni volta tanti non ci sono, ma perché questa volta non mi hai mandato il link? Il link è sempre lo stesso. Cioè, basta iscriversi una volta e tenere d'occhio la mail che arriva, no? Questo è molto semplice. Salvati queste cose. Addirittura c'è la possibilità di salvarlo nel calendario, quindi lo salvi e automaticamente ti avvisa lui. Cioè, insomma, un po' queste cose dovete un attimino sistemarle, eh? Perché sennò divento pazzo e ogni volta 5-10 minuti prima del webinar. Una trentina di persone che mi scrivono Paolo, il link per oggi, ma il link per oggi è sempre lo stesso, cioè non è che sia, immagina se lo dovessi cambiare. Quindi un attimino chiedo a tutti di svegliarsi un pochettino, che le cose sono logiche, sarebbe impossibile se ogni volta creare un nuovo link, sono logiche le cose, ok? Un po' di logica, perché sennò diventiamo pazzi, ci fermiamo, ci perdiamo in un bicchiere d'acqua, voi e anche io perdo, con voi mi perdo dentro. Nel vostro bicchiere d'acqua perché perdiamo tempo. Allora, certo, Giuseppe, infatti ho passato il link, quello che c'è nel blog, è sempre quello, è anni che è quello. Allora, quindi per la stringa dollaro abbiamo fatto questa situazione sull'H4, ci aspettiamo questo. Bene, siccome io ho fatto a primo impatto, oggi ho visto la possibilità di entrare short, sono entrato short, era già anche andato in positivo, adesso sulla candela delle 9:30, 9:32. Fino alle 10 ci sarà un movimento che assolutamente è un po', diciamo, un sali e scendi, perché logicamente sono le aperture delle borse. Ok, quindi sull'H4 io ho questa visione. Passiamo a un time frame inferiore, quindi l'H1. Più vai giù di time frame, più deve prendere l'armonia, l'analisi deve essere in armonia con tutte le altre e deve prendersi addirittura ancora di più darti la. Tra virgolette, sicurezza che sei nella direzione giusta. Allora, cosa mi aspetto dopo un ciclo 3? Chiarissimo che questo qui è il max caos. Quindi, allora, tanti di voi purtroppo hanno questo il max caos. Quindi, vediamo da qui a qui, prendiamo quello precedente, normalmente dovrebbe essere questo, prendiamo questo. Quindi, questo qui è il max caos. Per essere coerenti, ma posso lasciarlo anche qui, però questa qui è il max caos, questo era un errore. Allora, tanti di voi pensano che sia fare trading si debba fare chissà cosa, ma tanti, un paio di voi però hanno capito, ah, ok, io scelgo una direzione, mi metto nella direzione giusta e quando ho l'idea di fare trading la faccio in base ai cicli. Bene, io ho il ciclo 3 che mi ha chiuso con una frattalità di 44 candele. Vado a vedere qui, vedete che la frattalità è 40,
il ciclo precedente è 41. Quindi abbiamo anche una fratalità di schema trading ciclico. Quindi alla fine vado qui, metto un rettangolo che lo metto del colore che usiamo sempre, in questo caso usiamo il colore celeste, va bene, questo ormai siamo partiti così, lo copio e lo trasporto per capire di dove mi parte. Infatti questo qui, ah no, giusto, era questo qui, devo lasciare i libri minimi, se non li vedo. Vedete che sì, è una candela in più, ma non ci interessa, lo ricopio. Lo ricopio e lo metto qui. E infatti vediamo che il ciclo 3 finisce all'incirca allo stesso tempo. Quindi abbiamo un altro. Adesso lo dobbiamo mettere qui perché se no non vediamo il minimo. Questo qui è il ciclo 4. Se notate, dalla prima gamba, questo qui non andrà in short, andrà in short da qui in poi. Quindi anche a tempo, normalmente, se io dovessi suddividere questo rettangolo qui in quattro parti, 1, 2, 3 e 4, più o meno, facciamo così, così, vediamo. Non si fa una più o meno, così, ecco. Quindi avrei la prima parte, cioè così, un ripasso. Questa sarebbe stata una zona short, questa sarebbe stata una zona long, questa sarà una zona short e qui di nuovo sarà una zona long per capire se mi ripartono la distribuzione. Quindi la definizione è questa, che all'interno io vediamo se riesco a farvela così. Questa zona long, quindi praticamente io avrei, per disegnarla così, avrei così 1, 2, sto sbagliando, 3 e 4. Così sarebbe la M ciclica, diciamo, ok? Quindi in questa zona qui, infatti, notate questo short che c'è stato, e qui mi aspetto anche uno short. Siccome siamo in un ciclo 3, io mi aspetto che il ciclo 4, visto che il 3 è diventato ribassista, che mi faccia il ciclo 4 così. Quindi è chiaro che utilizzerò tutti quanti i punti di entrata del minimo del ciclo, del minimo del mezzo ciclo, come breakout. Quindi quando vi metto in chat short euro dollaro e il livello del prezzo, sotto a questo short c'è un'analisi, non l'ho fatto a caso, non l'ho fatto perché ho visto questo, ho visto tante cose e quindi vado a scegliermi l'entrata in base a quello che sta facendo il grafico. Però chiaro, la seguo l'idea che se il ciclo 3 è diventato ribassista, il ciclo 4 non mi può diventare così, sennò la formazione è la Condor. Quindi ho il 3 e il 4. Quindi è chiaro che oggi non andrò short, non andrò long sulla sterlina d'oro. Poi ci sono le giornate dove tutto quanto va al contrario, si va a sfasare. Quindi in questo caso il subentra la gestione del trade. Ho sbagliato un trade. Qui adesso Peppe, per esempio, ieri io ho chiuso 4 operazioni della sterlina d'oro, non ne ho fatte altre. Di 5 operazioni che avevo condiviso, 4 le ho chiuse in positivo. Adesso non so se tu poi, oltre alle due che abbiamo chiuso assieme, ne hai chiuse altre, però hai notato che ho chiuso lasciando comunque un'operazione aperta. Nel frattempo ho fatto cassa, ho liberato il conto, ho il margine alto, non ho problemi, quindi non mi faccio beccare, diciamo, con le mani nel sacco con un'operazione short se l'euro dollaro, se la sterlina dollaro sale. Mi faccio beccare con un'operazione sola, quindi è ancora la possibilità di gestirmela e di chiudermela con altre operazioni. Ma se tu le lasci tutte e cinque, il tuo margine è quello che è, lasci tutte e cinque lì, adesso le cinque operazioni di ieri chiuse sarebbero di nuovo in negativo o quasi negativo, se non addirittura in perdita. Cosa vuol dire? Vuol dire che se non avessi chiuso ieri quelle operazioni sarei ancora da punto a capo, avrei perso un giorno di tempo e non solo, avrei perso anche dei guadagni che potevo registrare ieri, fare cassa. Quindi se non hai fatto cassa ieri sarebbe da punto a capo. Se però col senno di poi ti esce sempre il pensiero di dire: ah, ma se le lasciavo guadagnavo di più. In questo caso, se le lasciavi non stavi guadagnando di più, avevi le stesse operazioni. Chiaro che se adesso oggi crolla, va giù come un pazzo e non si ferma più, avessi ottenuto le operazioni di ieri, avresti guadagnato di più. Ma siccome nel trading non si sanno queste cose, io preferisco fare cassa e oggi giocare diversamente. Allora, questa cosa qui del prendere, portare a casa, fare cassa, riaprire, ritorna un po', ricorda molto
la modalità di chi gioca a poker. Chi gioca a poker a volte desiste del continuare a bleffare o comunque andare a far vedere le sue carte, che magari non ha carte buone, e perde la mano. Perde una mano, perde due mani, perde tre mani. Quando ha le carte buone, prende e guadagna con un colpo solo tutto quello che ha perso 3-4 volte indietro. Così funziona, diciamo, la gestione del poker, detta così in poche parole. In poker parole. Quindi alla fine cosa succede? Che anche questo fa parte un po' della gestione. Sono ancora a mercato, posso guardare quando potrei fare la situazione sorte. Vedete che il prezzo, oltre a questo, è arrivato dal 50%, dove io poi ho fatto l'entrata, quindi saranno 15 pips più o meno. Sì, più o meno, io ho fatto l'entrata più o meno qui, è arrivato a toccare 61,8. Anche questo potrebbe essere un'entrata al 61,8. Allora vado ad un time frame ancora più stretto, vado a vedere com'è la situazione ciclica sul minuto per capire se posso entrare assecondando un time frame strettissimo. Allora, prima cosa, minimo di Gauss. Questo lo capisco già benissimo che sta facendo qualcosa di strano, non è un ciclo. Quindi questo è il minimo di Gauss. E lo sappiamo. Questo movimento qui è qualcosa che adesso andiamo a ispezionare. Questo qui è una Y, e lo vediamo. Questo è un ciclo e questo qui è il ciclo precedente, che successivo. Allora, tanto vado a contare 42 su un ciclo al minuto a sterlina dollaro, ci sta. Potrei anche far finta che questo sia il ciclo 1, ok? Sono 66. Quindi cancello questo, vedete come si muove, perché qui all'interno ho la M ciclica. Nel primo momento lo lascio così, non mi dà fastidio. Quindi ho un 1, questo è un 2. Poi chi vuole imparare il metodo ciclico mi scrive, lo indirizzo all'Academy. 1, 2, abbiamo anche qui lo schema 3D da costruire. Quindi metto il mio rettangolo, ormai lo sappiamo, lo mettiamo qui. Cambio di colore, lo mettiamo del colore che usiamo sempre, che è questo, e lo sposto di 1. Quindi questo è approssimativo la fine del ciclo 2. Lo sposto, copiamo questo, di 3. Mettiamolo qui. E poi copio questo e lo sposto di 4. Quindi mi sono già preparato lo schema trading che per oggi mi basta. Allora, siamo anche in un livello alto giallo, se andiamo a vedere che cos'è, questo qui lo sistemiamo al suo posto, vediamo come lo dà. Qui abbiamo questa situazione. Vedete che la tendenza è più di vendere dai massimi, quindi 3 e 3. Quindi adesso che io ho costruito l'analisi come me l'aspetto, cosa sto cercando adesso? La situazione di capire dove sarà il max caos 4. Quindi il max caos sarà alla parte alta della campana, potrebbe essere già questo. Quindi questa qui potrebbe essere la zona alta della stellina dollaro, stazzicando il max caos. Non lo so perché ancora sta salendo, quindi non so dove si finisce. Vado a vedere cosa sono queste due linee gialle per capirmi un attimo. Intanto questa è una linea che metto io, questa probabilmente, fammi vedere un attimino dov'è TS Open, quindi aperto oggi, il minimo di ieri. Andiamo a vedere dov'è il massimo. Questi qui li tolgo, sono cosa mia. Questa la tolgo, roba mia. TS Open, yesterday low, dov'è il massimo di ieri? Ecco qui, questo è il massimo di ieri. Quindi queste linee gialle qui, a questo punto, sono linee che non c'entrano niente, le cancelliamo. Così togliamo il grafico. Come sta? Cancelliamo anche questo. Tanta roba mi rimane lì dentro perché logicamente. Allora, questi sono i livelli che ho dell'indicatore, livelli verdi. Allora, qui in questo caso non ho ancora il dinamico in questo inserito, ma ci sta. Allora, questa è la situazione 1, 2, 3, non ci sono i livelli. Andiamo poi a controllare il resto, mentre il grafico sale, quindi ho fatto un'operazione, ma aspetto, avere un drawdown di 30-40 pips è cosa normale. Stavo pensando ieri che una situazione di che potremmo un attimino
Per chi è un po' più spiccato, per non dire sveglio, perché alla fine ci vuole veramente un po' l'intuito di dire ok, è così. Quando si viene un po' persuasi da un post oppure una mail o quello che ti arriva, un video, e c'è quello che ti parla di scalping. Scalping, cos'è la parola scalping? Fare del trading veloce. Entrare, uscire, prendere profitto, fare tanti trade durante la giornata, essere attivi, alla fine guardi il conto e hai fatto 5.000 euro in 2, 3, 4, 5 ore. Ok, questa è la cosa bella che ti fanno vedere nei video, ti fanno vedere. Allora, lo scalping assolutamente funziona. La cosa dello scalping, che cos'è? Questa è una grande verità. Se fai scalping, devi usare lo stop loss. Perché lo scalping è soltanto entrare, prendere un pezzettino, uscire, ma cosa succede se il prezzo non fa quello che deve fare? Cioè, se tu entri adesso short e il prezzo ti schizza in alto di 20 pips, il tuo scalping è già andato a, per non dire parolacce, se l'è già andato a quel paese. Perché non consideri di fare un'operazione senza stop loss, o magari che ti perda 20-30 pips, e poi devi guadagnarne ogni volta 2-3 pips operazione. Non è un rischio rendimento che riesci a sopportare. Quindi devi essere. Praticamente, se adesso io dovessi entrare a modello scalping, vedete, sta sui massimi assoluti, quindi in questa zona qui, ok, io adesso per esempio, vi faccio l'esempio, se in questa zona qui io dovessi entrare adesso short, adesso no perché è proprio sui massimi, no? Vediamo il caso mi fa una candela rossa tipo questa, ok? Io entrerei short qui sotto, lo stop loss sotto sopra questo massimo, perché qui sopra non devi andare, devi cominciare a farti la parte ribassista. Quindi questa è la particolarità degli stop loss sullo scalping. Lo scalping è da prevedere con lo stop loss. Metto un attimino in pausa che mi vado a prendere qualcosa da bere così mi soffio anche il naso. Un attimino solo. Eccomi qua, scusatemi, già che mi sono preso da bere. Sto da meglio, molto meglio, però ogni tanto mi si inceppa la gola e non devo liberarmela perché ancora soffro un po' un attimino di un raffreddore che se ne sta andando via piano piano. Allora, ciao, ciao, ben arrivato anche te. Un po' in ritardo, però ci sei, allora, ben arrivato. Allora, in questo caso, per esempio, lo scalpista. Quello che sta davanti al grafico e cerca di scalfire un pezzettino del grafico, portarselo a casa, deve avere prima cosa la pazienza di aspettare e la seconda cosa deve avere la capacità di dire ok, io entro, però lo stop loss è questo. Cioè praticamente io adesso potrei entrare qui, ma lo stop loss è questo. Cioè alla fine è veramente soltanto
una questione di entrare e uscire, metterci degli stop loss e dei take profit che siano quelli, perché alla fine se io finisco la giornata dopo aver fatto 20 operazioni, di cui un'operazione o due sono andati in negativo, ma queste due operazioni qui mi hanno perso entrambi 20-30 pips, sono sotto di 50 pips, quante operazioni devo fare per recuperare di questi 50 pips? Questo è il problema che tanti si devono porre, che alla fine non riesci a uscirne positivo perché hai, ecco, per esempio questa è un'operazione short di sterlina dollaro. L'operazione short di sterlina dollaro adesso in questo caso non devo fare altro di prevedere l'idea di entrare short con, visto che lo stiamo facendo nei massimi assoluti, lo stop loss è questo. E se io dovessi adesso mettermi uno stop, questo è perché lì sopra non ci deve andare. Sto cercando una chiusura da questa zona che incomincia a scendere. Quindi questo è lo stop loss. Per chi fa scalpi, vedete che sono 1-2 pips. Quindi sto prendendo una piccolezza, però quando riesci a beccare il momento giusto, dove poi ti fa il crollo, tipo questo, ti fai un trade di 30 pips. Quindi ne hai persi 2, 3, 4, 5, che to in totale hanno perso 10, 15 pips, ma con un'operazione sola ti puoi risanare. Okay? Poi lo scalpista ha anche un po' il rilancio, proprio qui paragonato questa cosa al poker. Quando perdi una mano, la seconda mano la fai un po' più pesante, poi la terza un po' più pesante, quindi fai un po' di paroli, o meglio, fai un po' di martingala, quindi stai raddoppiando la tua posta per poter poi recuperare le perdite che hai fatto. Ok? Quindi questa è la dinamica di quando si fa anche dello scalping. Quindi paragonare lo scalping non è una tecnica, oltre che devi avere comunque una strategia, un metodo per farlo, ma non è una tecnica che sia chissà cosa. È molto sulla gestione del rischio, rendimento e la gestione le size, di giocare anche un po' di size, di metterla un po' più alta, un po' più bassa. Quando hai di nuovo recuperato tutto, devi ritornare alla tua size base e cominciare a fare le operazioni piccole. Perché soltanto se incominci dal piccolo, poi con il grande puoi recuperare. Ma se tu parti subito con due o tre lotti e stai perdendo tanti soldini, poi li chiudi, poi cosa come puoi recuperare? Con mezzo lotto, con 0,10? No, devi partire con operazioni piccolissime, probabilmente piccole, per avere la possibilità di recuperare. Cioè dipende dal conto che hai. Ok? Guardate. Questo stop loss, per esempio, adesso io non l'ho messo perché per me non sono operazioni di scalping, però vedete che è proprio qui sul massimo, qui sopra non ci deve andare. Me l'avrebbe sfiorato, nei peggiori dei casi, qui con lo spread me l'avrebbe anche preso. Mi devi anche tenerti il minimo di distanza dall'operazione che vuoi fare. E se notate, l'ho fatto con l'idea che ciclicamente deve chiudere qualcosa, quindi l'indicatore sta dando adesso un segnale bassista, e più che altro sto cercando il max caos, che era questo, quindi sto cercando il max caos della distribuzione sul minuto. Quindi per fare l'entrata è questa cosa. Poi, se notiamo, visto che abbiamo anche sempre gli stessi strumenti, se notiamo da qui a qui, abbiamo anche qui dentro i quattro movimenti. Quindi io devo cercare che sì, questa è la zona long, sì, questa centrale è la zona long, questa al lato estremo destro è la zona long, quindi queste sono le partenze. Quindi a questo punto, quando arriverò qui, avrò la situazione short. Quindi adesso, un po' sfasato, abbiamo questa situazione qui. Quindi devo ancora capire che magari non si è spostato solo il mezzo ciclo, non era questo, ma è questo. Quindi anche questo devo stare attento, perché questa è la prima gamba forte. Se la seconda gamba sarà corta, la terza gamba è più lunga. Quindi se questa gamba che mi sta facendo adesso mi ritorna sui massimi, io sono costretto a chiudermi in perdita o prendermi uno stop a pari o addirittura con lo stop loss. Perché? Perché non sono ancora convinto che sia la seconda gamba. La seconda gamba deve arrivare a toccare un livello, vedete che poi non si lascia nulla al caso, si fa così. Si mette un Fibonacci sulla parte più alta e la parte più bassa dell'espansione che adesso ci interessa, serve questa espansione qui, poi volendo potrei anche restringerla a questa, per farci un attimino un po' di più, questa è una zona di pullback. La zona di pullback è sul 50%, quindi questo trade che io sto facendo da qui a qui, più o meno il 50% dovrebbe essere la zona di chiusura. Vedete già il 38,2 comincia a diventare interessante, questa è la zona di pullback, quindi questa, la disegno così, è la zona di pullback.
Quindi il mio take profit per questa operazione fatta veloce è questa zona qui. Adesso, se incomincia a salire, sono costretto a chiudermi la pari perché non lo so. Si è fermata in questa zona. Poi notate che io vado a prendere questa espansione come principale per capire dove sono. Quindi 38,2 l'ho già memorizzato che è qui. La passo di qua, il 38,2 diventa il 50% ed è sempre memorizzato. Passo su questo anche se non lo farei e vado a vedere dove sono. Ok? Però è 61,8, però in questo caso non mi interessa più di tanto, prendo questa qui che è la mia via di mezzo. Dopo la prima espansione, l'espansione continua. Quindi questo è il mio take profit. Ok? A meno che non arriva qui, poi crolla. Se devo costruire però una, ciao Raffaele, ben arrivato. Se devo costruire poi un'operazione che mi è nata così, però la voglio costruire che magari sia un'operazione a lungo termine. Prima cosa, noi abbiamo guardato che su l'H1 abbiamo un ciclo 4, quindi ci aspettiamo, oltre a questa espansione qui, sta tornando al 61,8, questo è il 50%, sta tornando a diventare una distribuzione che il ciclo 3 ha chiuso ribassista, notate, questa è la partenza del 3, questa è la parte ribassista, quindi deve scendere ancora anche il ciclo 4 per continuare la distribuzione in chiusura. Quindi, volendo su H1 potrei dire ok, l'operazione che ho fatto sul minuto la tengo perché secondo me dovrebbe pagare un po' di più. Vado a vedere oltre su H1 anche i livelli di pivot. In questo caso il pivot centrale l'ha già toccato, l'R1 e S1, quindi R1 qui in alto e S1 qui sono molto lontani, l'R1 è un po' più vicino, ma sono lontani. Io praticamente da qui a qui dove sono dovrei fare una distesa di 160 pips. Quindi arrivare a toccare 160 pips qui in basso non è che sia un po' impossibile, ma è meno probabile che ci arrivi subito. Quindi, chiaro che se io adesso faccio un'operazione sola, me la devo tenere tutto il giorno, non avrò una direzione diretta che mi arrivi in quella zona. Devi arrivare praticamente a R1 che sul minuto è quella qui, su S1, quindi sul minuto dovrebbe scendere tanto così, 160 pips. Non li farà mai in uno strappo solo, senza macroeconomia. Quindi questa è la dinamica del prezzo. Raffaele, ho parlato di te prima un attimino di quello che mi hai scritto ieri e oltre a questo, cioè, come ti ho anche risposto, la particolarità è di quando c'è un'euforia che qualcuno mi fa vedere la propria performance. Il bello della performance è che non è stata fatta a caso, hai capito il perché l'hai fatta, le operazioni. Quindi anche già questo è un passaggio avanti, però non entrare nello strudel, nel vortice che ti dice ah, io devo fare trading tutti i giorni perché sono diventato bravo. No, non sei diventato bravo, non lo siamo mai bravi. Siamo bravi soltanto quando riusciamo a dire ok, oggi la situazione non è veramente da nessuna parte chiara. Prima cosa te lo dice un po' anche il tuo istinto. A volte un litigio con la moglie o che ne so io o un dolore alla cervicale, o hai dormito male, o che ne so io, ti svegli tutto un po' strampalato, ti metti al grafico perché sei il super trader, il super boss, e sei bravo, sei diventato bravo, però devi capire te stesso che sei indisposto, che hai la giornata storta, che tua moglie è uscita sbattendo la porta, vi siete litigati, già questo è un qualcosa. Quindi in certe punte, in certi momenti devi essere anche capace di dire ok, adesso sto un'oretta fermo, guardo il telegiornale, che so, leggo un libro, faccio quello che devo fare, tra un'oretta quando mi calmo un attimino vado a rivedere cosa posso fare. Se in caso non mi sento, non faccio. Tanto il grafico è sempre lì, non cambia. Allora, parlavo anche di questo prima, di chi si giochi, quando il gioco dello scala, del poker riportato al trading uguale in che strategia. Adesso io ho fatto l'esempio con la strategia dello scalping. Fare trading è anche un po', diciamo, la gestione la si può anche basare un po' sulla gestione di chi fa poker. Quando perdi una mano, decidi a volte anche tu stesso di perdere la mano perché ti convinci di ok, questo è il mio stop loss, oltre non posso andare perché se rilancio, perderei ancora di più perché le mie carte fanno schifo. Quindi desisti e dici ok, passo. E perdi la mano con la consapevolezza che magari hai perso una, due, tre, quattro mani, la quinta, la quarta, la sesta mano in cui ti trovi delle
delle carte molto belle, allora incomincia a rilanciare, 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 perché deve recuperare anche quelle quattro volte che ha preso lo stop loss. Quindi anche un po' la gestione del trading e anche una gestione un po' derivante anche da come si comporta quando si è al tavolo da poker, per chi ha già avuto questa esperienza, anche minima, perché alla fine è sempre quella, non è che si cambi più di tanto. Quindi anche questo è possibile. Allora, questa cosa che stiamo facendo noi adesso con lo stop loss vicino, che è poi un gratta e vinci, vedete che l'ho fatto mentre sta chiudendo un ciclo. Vede, questo è il mezzo ciclo, come dicevo prima, si è spostato un attimino, questa è già la terza gamba. Perché se questo qui è il mezzo ciclo, e lo mettiamo adesso così, così lo vediamo bello grande, si è spostato un po' tutto. Se questa qui è la prima gamba, ecco, vi faccio vedere un trucchetto. Notate che io non ho preso questo minimo qui, ma ho preso questo minimo qui. Quindi praticamente io avrei, come all'inizio del ciclo, una particolarità che è questa. Che cos'è un ciclo e che cos'è una distribuzione? Vediamo qualcuno che mi sa rispondere a questo. Cos'è una distribuzione? Prima cosa, vediamo se qualcuno mi risponde. Peppe, dai. Raffaele, che cos'è una distribuzione? Dai che questa cosa qui ti apre ancora un altro spiraglio nel mondo dei cicli. Che cos'è una distribuzione? Dai, chi è che me lo sa dire? Peppe, dai, Leo. Distribuzione, come diceva, lasciamo stare il perché, il per come. Che cos'è una distribuzione ciclica? La distribuzione è un accumulo di venditori e compratori. Va bene, una distribuzione del prezzo. Allora, perfetto. Ah, perfetto, il ciclo è una frammentazione della distribuzione. Allora, io tanto lasciamo vedere che sta arrivando al take profit. Con questa operazione qui, io potrei chiudermi anche l'operazione fatta prima condivisa in chat, perché comunque sono a pari adesso. Capite come si fa? Vabbè, comunque lasciamo stare, perché questo è il mezzo ciclo, è stato rotto, dovrebbe scendere ancora. Allora, partiamo dalla parte didattica. Così a qualcuno aiuterà questa cosa, qualcuno dirà: ah, ok, ma sta dicendo sempre la stessa cosa, perché alla fine continua a capire la stessa cosa, invece deve capire tra le righe. Questa è una distribuzione ciclica, se la vogliamo disegnare così nel grafico, ok? Ah, anzi, sì, va bene, lasciamo così. Questa è la distribuzione ciclica. Quindi all'interno li disegno così, ho i miei quattro cicli. E ci siamo fino a qui? 1, 2, 3 e 4. Mettiamo il caso che questa qui, che è partita qui ed è finita qui, se è una distribuzione la disegno così, così abbiamo un po' H4. Questa è una distribuzione H4, quindi all'interno ho cicli 1, 2, 3, 4, la distribuzione H4. Va bene? Cosa c'è all'interno di una distribuzione H4? Bravo, dai, vabbè, minimo e massimo di grado, ma che cosa compone, da cosa è composta una distribuzione H4? Diciamo, tiriamo su questo. Oggi vi faccio un po' sudare, perché vi porto al punto che tanti capiranno, tanti no, tanti continueranno a dire sempre la stessa cosa, però vabbè. Altre quattro distribuzioni. Praticamente io all'interno, se vogliamo metterla così, la disegno proprio così, ho uno, distribuzione così, un'altra distribuzione così, le metto uguali, tanto non ci interessa il movimento che fa, ci interessa capire che all'interno ho quattro distribuzioni, giusto? Quindi questa distribuzione mega grande contiene quattro distribuzioni, che sono quattro sottocicli H4. All'interno del ciclo H4 ho quattro distribuzioni, ok? Che al loro interno di per sé hanno altre quattro distribuzioni o quattro cicli. Quindi la distribuzione o il ciclo, a prescindere da come la devo vedere, è la stessa cosa. Perché se questa qui è su H4, per esempio, questo movimento qui sarà il ciclo, adesso vi dico il ciclo 1. All'interno del ciclo 1 ho quattro sottocicli H4, quindi vuol dire che il ciclo 1 H4 è la distribuzione che contiene quattro cicli H1. Ok.
Perfetto, quindi i quattro cicli poi sottostanti all'H1 diventano quattro cicli a 15 minuti. Va bene. Quello che io voglio farvi capire adesso è, togliendo tutta questa roba qui, che il ciclo e la distribuzione, uguale da come li vedi, sono la stessa cosa. Ah, qui non li devo cancellare qui. Vabbè, facciamo così che so prima perché. Ok, facciamo così. Abbiamo questo. Un attimo che voglio vedere anche. Qui. Ah, è già andato oltre, guardate. Ma sono cose che io le so perché leggo il grafico, non è che abbia la sfera di cristallo. Tanti hanno abbandonato negli anni, io ho visto gente arrivare, venire, dire sì, bravo Paolo, ma non ci ho capito niente, è stata tutta fortuna, io continuo la mia strada lo stesso. Tanti abbandonano perché non riescono a capire questa cosa qui. Purtroppo lo sbaglio non è che ho sbagliato io, lo sbaglio sono le sites. Cioè io quando io vi ho detto che il mezzo ciclo si è spostato un attimino, era questo il mezzo ciclo, non era qui. Ricordate che all'inizio della spiegazione avevo detto questa è la zona long, questa è la zona long, questa è la zona long. Vedete che la zona long, dopo che era questa, la zona long però è capitata qui, è capitata un po' più in là. E adesso vi spiego il perché. Ok? Cancelliamo questo. Perché è capitata un po' più in là? Intanto continua a scendere, quindi piano piano possiamo prendere anche profitto. Allora andiamo avanti. Qui, su una distribuzione, può succedere che a un certo punto io abbia, mettiamo il grafico blu, prendiamo questo colore qui, che io abbia un movimento così e poi l'espansione di un ciclo, l'espansione di un ciclo 2, l'espansione di un ciclo 3, l'espansione di un ciclo 4 e che ne so io, magari anche un altro pezzettino così. Se notate, io ho qui un ciclo 1, ciclo 2, fatti apposta un po' irregolari, questo è il ciclo 3. E questo è il ciclo 4, quindi avrei praticamente la distribuzione che si chiude così 1, 2, 3, 4. Che cosa sono? Questo dovrebbe essere un 4, fatto male, ma è un 4. Che cosa sono questi pezzettini qua all'inizio e alla fine? Che cosa sono? Peppe, cos'è questa roba qua? Cos'è questa roba qua? No, ma a parte che sono accumuli, come li vado a leggere? Siccome anche questo è un accumulo, anche il 2 è un accumulo, anche il 3 è un accumulo. Cosa sono? Letti nella lettura del grafico? Nella lettura del grafico, come devo fare? No. Cos'è? Come lo denomino questo pezzettino di grafico qui? Che nome ci do? Se questo è un 1, un 2, un 3, un 4, questo sarà un 5? Questo è il 5? Giusto? Che non esiste. Quindi è una X. Quindi non è un 5 che diventa ribassista. La X è sempre ribassista. Mentre la particolarità dell'inizio è una Y perché parte, diventa ribassista, ma non rompe il minimo, quindi questa qui è una Y. Ok? Ciclo YX, giusto? Bene, ma questo succede all'interno di una distribuzione, giusto? Quando ho l'inizio della distribuzione, ho il ciclo 1, che magari potrebbe essere prima una Y, poi un 1, giusto? Mi date l'ok, mi dite sì, è giusto così? All'inizio di una distribuzione potrei avere la Y, o alla fine della distribuzione potrei avere una X, giusto? Ci siamo, Peppe? Perfetto, benissimo. Allora, se questo succede nella distribuzione, che cos'è una distribuzione dal punto di vista di chi la vede? Cos'è una distribuzione, Peppe? Raffaele, che cos'è una distribuzione? Roberto, Leonardo, altro Giuseppe, Giordano, Luigi, Luigino, dai, dimmi tu. Francesco, Fabio, dai, tutti quanti. Che cos'è una distribuzione? Mille risposte, però io vi voglio far capire che la distribuzione è questo e non ve lo dico. Che cos'è un ciclo? Peppe, non cominciare a spararle. Che cos'è un ciclo? Uguale da che punto di vista io guardo, ho un ciclo, una distribuzione per me è la stessa cosa. Quindi quello che io vedo, questa qui che abbiamo, non è un ciclo H4, ma potrebbe essere anche una distribuzione H4 che contiene quattro cicli H1. Quindi il
questo semiarco o semicerchio, come lo volete chiamare, è un semiarco. Vabbè, questo forma ad arco o semicerchio è una distribuzione o un ciclo. Uguale da che punto di vista io lo guardo, è sempre la stessa cosa. Quindi, tornando al grafico, guardate la bellezza, tornando al grafico H1 dell'aerodonno, dovevo cercarlo di nuovo. Eccolo qui. Io qui ho, togliamo il Fibonacci, così abbiamo ancora più spazio, il ciclo adesso 2. Ok? Se notiamo, ragazzi, non sono pazzo io, se questa è la partenza di un ciclo U2, che è questa, giusto? E questa è la fine, mi immagino, lo disegno qui in basso, che abbia la forma di un semicerchio, così, giusto? Quindi questo qui è il mio ciclo o la mia distribuzione, perché all'interno di questo semicerchio ho quattro cicli, quattro sottocicli, giusto? Quindi all'interno io potrei avere anche quattro sottocicli, ma posso avere anche la disponibilità di capire se questo è partito qui e poi mi fa così, questa potrebbe essere una Y. Anche se è all'interno di un ciclo, non all'interno di una distribuzione. Quindi, chiaro, non posso andare in frammenti sul minuto a farmi anche questi ragionamenti perché poi alla fine incomincio a vedere cicli dappertutto e diventerei pazzo. Però io posso capire che questo movimento poco armonico sia qualcosa che mi fa capire che questo pezzettino di grafico qui è lo scarto. Ricordate che io ho sempre parlato di scarto? Lo scarto è un pezzettino di grafico in più, che sia una Y, che sia una X, che sia un segno più, è uguale. Quindi questo scarto qui, da qui a qui, adesso lo disegniamo come lo disegniamo noi, nel colore dello scarto, in questo caso lo metto arancio, color magenta perché si vede, è lo scarto. Quindi lo scarto vorrebbe dire che alla parte centrale, quindi aziono il rettangolo, che così so che questa è la parte centrale, è questo. Potrei spostare questo mettendolo sulla parte centrale e già da qui capisco che da dove dovrebbe essere. Sono andato uno troppo avanti, uno troppo avanti, uno troppo indietro. Non riesco a metterlo sul posto, non ce la fa perché è dispari. Uguale, facciamolo così. Quando io nella mia zona long mi sto facendo un attimino da ragionare, poi non è sia indispensabile farlo, ma è bello capirlo. In questa zona qui dove io dovevo andare long, lo scarto mi dice: ok, aspetta un attimino che c'è lo scarto, dovrebbe essere questo. Notate che in questo pezzettino di scarto, da dove doveva partire long, si è spostato un attimino un po' di qua. Zac. Notate che si possono vedere dei pezzettini un po' più corti, tipo questo. Quindi è chiaro che io non ho la precisione, però avendo questa abilità di spostarmi, avrei qui la parte rialzista. Quindi prima gamba, seconda gamba, terza gamba, quarta gamba. Avete visto come ho fatto lo short? Short dal vivo con voi. E l'operazione che abbiamo fatto stamattina in chat, che era 1.20337, 1.20337, è quella che stiamo adesso realizzando in positivo, 337, è quella che abbiamo fatto, eccola qui, vedete che sono andato in positivo. Poi ne abbiamo una fatta con voi adesso qui nel webinar, che è questa qui, fatta esattamente a 1.20594, 1.20594, 594, 594. Guardate, l'operazione fatta qui è in mega positivo, andando in positivo anche a questa, quindi sto guadagnando con una 30 pips, con una 6 pips. Sono a 36 pips di guadagno. Arrivato in una zona che questo livello è un livello statistico, ok? Quindi non mi interessa, non è un livello di supporto, il livello 2 è un livello che io ho dato per capire quando c'è il range completo. Stai chiudendo la distribuzione, siamo sull'indicatore a fine corsa. Chiuso. Ah, poi può scendere, non mi interessa. Indicatore a fine corsa, chiuso. GBP USD. Allora, il valore aggiunto della chat, che finora in 3-4 settimane non sto lasciando neanche un rimasuglio aperto, quindi anche questo il favore dirà: ma Paolo, sta chiudendo? Sì, sto chiudendo anche operazioni vecchie. Non ho chiuso a livello 2, non c'è un motivo perché il livello 2 abbia una zona di resistenza e supporto, non mi interessa, c'è proprio l'indicatore a fine corsa. Se
Siamo alla fine del ciclo 3, del ciclo 2, deve partire il ciclo 3. Il ciclo 3 sappiamo che fa quello che vuole. Il max caos è questo confermato, quindi a un certo punto io so che quando mi partirà il ciclo 3, dopo questa espansione qui, quando mi partirà il ciclo 3, io potrei venderlo di nuovo sull'espansione prossima. Quindi per il momento ho questo come minimo. Quindi se mi sale, possiamo stare, poi si rimette al suo posto da solo, vedete? Si rimette al suo posto da solo. Ok, quindi questa qui è l'espansione. In questo caso, vi lasciamolo correre, non mi interessa. Se il prezzo con il ciclo 3 mi riparte, mi ritorna al 50%, io potrei rivenderlo. Avete visto come ho fatto un'operazione? Sono di pullback, la cancello. Queste zone qui le cancello. I miei trade li ho cancellati, li ho cancellati. Tac, si chiude tutto. Va bene così? Sei riuscito a estrarne qualcosa da questa spiegazione, Raffaele? Hai capito cosa vuol dire spostarsi un attimino? Ha un valore aggiunto visivo, tu lo puoi implementare come non lo puoi implementare, ma quando vedi che c'è qualcosa all'inizio lo puoi anche pensare alla fine. Quindi questo ciclo a un certo punto qui ha perso tempo, lo ha riguadagnato qui perché questa gamba che doveva essere un po' più lunga è rimasta più corta, quindi vuol dire che questo pezzettino di grafico che ha perso qui l'ha recuperato qui, facendo una gamba troppo corta, adesso tornando in questa zona qui e sono no. Perfetto. Quindi l'importante che si sappia che un ciclo è una distribuzione, che la distribuzione è un ciclo, il movimento è sempre lo stesso. Automatismo non ti arriverà mai, perché i grafici, o comunque l'irrazionalità dei grafici ci sarà sempre, quindi non avrai mai un movimento che ti coglie nell'occhio sempre, sempre, sempre uguale, però ti coglie nell'occhio che ci sono queste cose. Se possiamo andare a vedere questa cosa qui, per esempio, non era neanche uno scarto, perché se vogliamo vedere 28, quindi 28, 28 su 56, questa è la parte centrale, il mezzo ciclo. Infatti mi fa una MCG un po' strana, ma è normale, siamo all'inizio. Guardate con che puntualità sull'indicatore a fine corso sta partendo il ciclo 3. Quindi chiudere la cosa di fare cassa, il chiudere e portare a casa, non è da tutti. È una cosa che non tutti sanno. Tanti continuano ad avere lo short da qui, oh, è lo short della mia vita, adesso riesco a fare. A volte ti va bene, a volte è preferibile prendere il guadagno. Questo anche per te, Peppe. A volte tu ti lasci. Hai fatto questo short magari assieme a me, però non l'hai chiuso perché c'hai ancora uno short qui in basso da chiudere, quindi con questo vorresti andare a chiudere quello in positivo. Allora con questo vorresti guadagnare tanto ad arrivare a quello a chiudere a pari, poi arrivi a chiudere a pari, ma diciamo, visto che è arrivato qui, allora guadagno con tutte e due e te li continui a portare appresso. Prima o poi il grafico prende di nuovo questa salita qui e tu ti trovi di nuovo con 3, 4, 5 operazioni che hanno accumulato. Sto facendo questo esempio, poi non so se è vero che l'hai fatto o non l'hai fatto bene. Lo avevi già chiuso prima. In questo caso l'avevi già chiuso prima, però sicuramente quello che ti ho detto ti riporta un po' a capire che tante volte la tua operatività è stata sbagliata proprio per questo motivo qua, perché col senno di poi ti stai a mordere la lingua, perché se cavolo avessi chiuso prima, adesso potevo riaprire. Vero. Lo so, è un problema di tutti, ma se questo è un problema di tutti, io mi dico, la mia voce mi deve rispondere. Se questo è un problema comune che tutti sanno che si vuole chiudere in un positivo, perché non raggirare il problema? È molto semplice. Se io so che bere un bicchiere di latte mi fa venire il cagotto, bicchiere di latte mi fa venire il cagotto, non bevo il bicchiere di latte, o no? O sono talmente masochista che mi vado a bere un bicchiere di latte che mi fa male. Faccio l'esempio mio, che io non ho mai bevuto latte in vita mia, a parte il latte materno forse. Non riesco a bere latte, è una cosa, a parte che non riesco a digerirlo, ma proprio una cosa che non riesco io. In questo caso, se io so che mi fa male, se io ho l'allergia alle fragole, non mi mangio le fragole. Le fragole invece non ho allergia, me le mangio volentieri. Ok? C'è un periodo che non posso mangiare le mele, come tutti nel mondo c'è un periodo che un tale prodotto non lo possiamo mangiare a stagione. In quel tale periodo non mangerò la mela. Molto semplice, devo togliere il problema alla radice, ma lo devo togliere dopo. Quindi se io so che il problema è non riuscire a chiudere le operazioni perché le voglio chiudere tutte in positivo e vado di là, ma so benissimo che questo, il chiuderle tutte in positivo non ci riuscirò mai, quello è un problema che devo togliere alla radice.
Adesso arriva il grande mago che sicuramente non me l'ha scritto, ma sta pensando, ma se la lasciavo guadagnavo di più perché adesso sta rompendo, no? Ma se la lasciavi, nel più delle volte, prima o poi ti bruci il conto. E io invece, le più delle volte che non l'ho lasciata, l'ho chiuso, ho fatto cassa. Quindi qual è la differenza mia e la differenza tua? Che tu adesso stai ancora godendo di questo short che ti sta guadagnando di più. Io non godo più perché ho preso la cassa. Ma ho fatto cassa, ma a un certo punto io posso avere adesso torto, ma comunque ho ragione perché ho preso profitto. Tu hai ragione adesso perché te la stai godendo, ma non riuscirai neanche a chiudere, neanche se ti va a chiudere, neanche se adesso il prezzo. Il problema è questo. Anche se il prezzo adesso fa così e continua a scendere così, tu non riuscirai mai a chiudere, continuerai a tenerti il trade fino a quando vedrai una cosa del genere. E sei di nuovo da punto a capo. L'esempio più pratico che vi voglio fare adesso, così magari, forse, ma non penso, però tanti diranno sì, ma non andranno mai a vedere questa cosa. Prendiamo l'esempio vediamo se lo trovo, dell'euro yen. L'euro yen abbiamo fatto un'operazione mega. Bellissima, è andata in dimenticanza perché è stata chiusa di notte e non l'abbiamo più vista. Adesso, lasciamo stare che adesso ci sta tornando. Il trade chiuso dal primo sell, secondo sell, vedete che l'analisi sono sempre le stesse, io ho chiuso in questa zona qui. Lo ricordate, di notte io ho chiuso praticamente ancora prima che toccasse, esattamente io ho chiuso, vediamo se la troviamo, no, l'ultimo mese è troppo, mettiamo l'ultimo. Settimana, continua settimana. Io ho chiuso l'euro yen a 1,4340. 1,4340. 1,43. Dov'è? 1,43, 4, 7 e poi 43. Ok, io ho chiuso l'operazione qui. Esattamente qui. Notate, era qui. Quindi è sceso ancora un attimino per poi era qui. Da qui dove ero, io avevo chiuso, non oggi, ma ieri notte, è salito di 170 pips. Lasciate stare che adesso è tornato giù, non mi interessa. Ma notate quanto avrei lasciato l'operazione aperta ancora un giorno in più. Proprio perché non volevo chiudere, non volevo prendermi profitto. Questo è il problema, che tanti non vogliono prendere profitto. Ma questo era un livello chiave, ci passavano troppe cose, era chiaro che doveva chiudersi qui. Infatti l'ho chiusa nel punto più propenso, secondo me, anche se poi è sceso ancora di 50 pips, è tornato su. Ma questo è andato in dimenticanza perché è stato un trade chiuso di notte e nessuno ne fa più valore. Però il motivo perché ho chiuso doveva essere chiaro per tutti. Stavo cercando un'uscita dopo il trade. Quindi quando si fa il trade si deve anche cercare l'uscita. Allora, scusatemi, tanto anche ieri il metodo 12 coppie che ha un'esposizione adesso di 1000 euro era riuscito ad arrivare a un'esposizione addirittura di 300-400 euro, tornato di nuovo a meno 1500, adesso di nuovo 1000, ieri a meno 800, lo stesso ha fatto 50 euro. Continua a fare i suoi guadagni. Quando avrò duplicato il conto, speriamo che non abbia operazioni aperte. Comunque. Speriamo non è la parola giusta, è stato testato, quindi deve funzionare assolutamente. Ok? Quindi sta andando alla grande questo nuovo sistema. Ti ho messo la pulce all'orecchio con il robot ieri. Non era il mio intento, non era il mio intento, Giuseppe, perché non me ne frega niente. Cioè non me ne frega se tu lo fai o non lo fai, che poi non sembra che non voglio che sembri un modello pubblicitario. Di volerti indurre a fare quello che devi fare. Tu mi hai conosciuto anche di persona, hai detto che a me l'unica cosa che mi interessa lo sai qual è, no? E non ha valore, non mi interessa assolutamente niente. Il denaro non mi interessa, quindi non mi interessa. Il robot è una grande cosa, lo stai monitorando anche tu, Peppe? Stai monitorando? Guarda, basta seguire. Sì, lo vedi, allora se lo vedi, perfetto. Poi al limite anche sul sito di Dici ci sono altri quattro robot da visualizzare volendo. Adesso non so il sito dove cercarmi il link, però se me lo chiedi ti do anche il link del sito di Dici. Lui ha fatto un bellissimo sito dove fa vedere quattro colpi.
con le Lowe's. Addirittura nel suo c'è un conto da 10K reale che usa adesso impostato con 16 coppie, di cui 12 più 4 doppie. Quindi ha dei frammenti operativi più veloci, però su 4 coppie a rilento e a veloce. Quindi sono 4 coppie che vengono sfruttate 2 volte. Adesso non vado a vedere nei particolari, ma immaginate cosa fa un conto del genere. Il bello di questa produzione, chiamiamola produzione perché produce dei trade, produce dei guadagni, che è destinato a lungo andare a uscirne fuori. L'unica cosa che può fregare è che quando l'esposizione è troppo grande rispetto al conto, il conto si brucia. Nel conto a 10K avere un'esposizione anche di 2000K è il 20%. L'importante è che il margine sia alto. Lo studio delle correlazioni ha portato sì che il margine è abbastanza alto in tutti i conti del robot. Se vogliamo andare a fare un paragone con gli anni passati, i margini sono. Io ho lavorato tantissimo sulla costruzione del margine. Volevo che il margine del conto, anche se l'esposizione che era inevitabile, cerchiamo di parlare su questa lingua. Oggi il webinar è nato così e lo lasciamo così, non importa. Allora, io ho una definizione che non potrò mai liberarmi di questo. Allora, l'esposizione è un dato di fatto. Non potrò mai. Non potrò mai liberarmi dall'esposizione. Cioè, se non ho esposizione, non ho guadagni. Quindi mi devo esporre. Cioè, è di nuovo la definizione. Se io ho un negozio di camicie, non posso avere 5 camicie in vetrina esposte per venderle, per farle vedere, ma quando mi entra un cliente e mi dice: voglio quella camicia rossa, devo andare a togliere l'unica camicia che ho rossa che ho in vetrina, sperando che sia la stessa taglia, perché ogni persona è diversa. Quindi, nel caso del trading, io devo avere la stessa situazione di un negozio di camicie, devo avere nel retro, nel magazzino, le taglie diverse e i colori diversi da poter vendere. Quindi devo costruirmi un'esposizione, una cosiddetta riserva di prodotti da vendere. L'esposizione è inevitabile, ok? C'è. L'unica cosa che l'esposizione, quando l'esposizione diventa troppo pesante, il margine, che è rivelato in percentuale, diventa troppo basso e quindi mi si brucia il conto. Ok, quindi essendo l'esposizione un effetto tale che io, oltre a essere inevitabile, è indispensabile per guadagnare, devo dire: ok, l'esposizione devo essere controllare non più l'esposizione che comunque ci sarà, devo controllare che il margine tenga. Quindi il mio lavoro è stato che l'esposizione ci sia e rimanga, ma con l'operazione contraria, quindi usando un conto di hedging con l'hedging attivo, quindi long e short non consumo margine, non long e short lo posso fare, ma long e short automaticamente mi va a fare un calcolo di differenza tra un long e uno short. Se il long e lo short sta utilizzando la stessa valuta o la stessa coppia addirittura, automaticamente un po' di margine me lo salvo, perché se io vado long di dollari, cioè, o vado long di euro, per esempio, su un'altra coppia vado short di euro, automaticamente sto facendo un equilibrio sulla mia equity, un equilibrio sul mio margine, un equilibrio sull'esposizione. Quindi deve tenere un po' l'equilibrio che il margine non scenda più di tanto. Quindi ho lavorato su questa cosa che anche se l'esposizione sale, il margine bene o male, non al 100% perché è impossibile, però il margine è abbastanza alto che mi mantenga con l'esposizione. Quando l'esposizione è da, per esempio, meno 1000, arriva a essere meno 600, io ho guadagnato non 400 euro, ma diciamo ho guadagnato un decimo, quindi ho guadagnato 40 euro, che più o meno è questo qui. Questi 40 euro qui vanno a finire qui dentro, il mio margine continua a salire, non soltanto perché è diminuita l'espansione, ma perché ho anche aumentato di 40 euro. Quindi lo scarto dell'esposizione è quando oscilla, io guadagno. Quindi avere un'esposizione è la cosa più naturale che esiste, non esiste altro. Tanti mi hanno detto: è andato benissimo 3 settimane, avevo sempre poche operazioni aperte, adesso ci sono tante operazioni aperte. Come mai? La risposta: come mai? Come mai? Mi cadono, per non dire parolacce, mi cadono le braccia. Come mai?
stai operando in borsa e l'eventualità che siano dei movimenti che sono contrari alla tua esposizione, no, alla tua esposizione al mercato. Quindi se sono contrari si accumula un floating in posizione aperta, è molto semplice, molto normale. Non esiste la moglie ubriaca e la botte piena, non esiste. Però esiste che l'esposizione in questo caso, la botte che in questo caso è piena di operazioni, non mi interessa perché io la posso anche svuotare piano piano, ma si riempie lo stesso, continuerà ad avere delle operazioni aperte. Ci saranno dei movimenti che poi riporteranno ad avere di nuovo un equilibrio sul conto, ma una volta che sei esposto è anche difficile ritornare ad avere meno esposizione, è anche difficile perché è quasi impossibile perché si accumulano altre operazioni. Quando però il mercato, come ieri, ha eliminato sterlina dollaro, per esempio nel robot, quella coppia lì è ricominciata da zero. Se quella coppia lì adesso rimane in lateralità, l'esposizione non andrà più sulla sterlina dollaro. Quindi, bene o male, si stanno ricomponendo le operazioni iniziali. Questo è lo scopo del robot. Il robot, dopo adesso il decimo anno, io penso di essere arrivato ad un livello molto, molto alto. Infallibile? No, infallibile. L'unica cosa infallibile che ci sia è sul trading, sulla borsa, non esiste, perché il rischio in borsa c'è sempre. Cioè, c'è anche il rischio che tu hai fatto tutte le cose giuste, ti sei messo uno stop loss, un'operazione, ma di notte fanno un attentato a Wall Street, sparano a un presidente, che ne so io, e guarda quale stop loss ti sei messo, i mercati impazziscono, il tuo stop non ti viene garantito, quindi alla fine il broker addirittura, in questo caso non il broker retail, però broker più grandi o comunque broker a livello di provare di liquidità possono andare anche in fallimento, quindi alla fine anche se tu hai messo lo stop loss non sei tutelato. Quindi tutto per tutto il rischio in borsa ci sarà sempre e non smetterò mai di dirlo. Ok? Quindi rivelato anche un po' cosa vuol dire l'esposizione sul conto in automatico, poi tanti capiscono, tanti no, tanti pensano poi che con comprarsi un robot da $150 in internet è la soluzione a tutti i mali, poi si accorge che dopo un paio di mesi il conto si brucia perché non sanno come funziona. Allora, notate, qui adesso, in ritardo di un paio di candele, mi parte il ciclo 3. Notate, sta partendo il ciclo 3, quindi mi sono messo un Fibonacci. Adesso non posso più entrare, vedete, sta arrivando in questo livello qui. Dov'è che posso fare la mia entrata? Il ciclo 3 è partito qui, in ritardo, quindi anche questa cosa qui la devo spostare. Un po' in ritardo, qui. Quindi devo spostare anche questo, così ho un po' il grafico in più. Ok? Questa cosa qui poi la posso spostare adesso o dopo, ma questo è quello che mi aspetto. Adesso posso entrare io short adesso? Certo che no, devo aspettare, perché siamo comunque in una partenza di un ciclo 3. Quindi ciclo 1 e ciclo 2, in questo caso il ciclo 1 che è partito qui o è partito qui, in questo caso lo sappiamo che è partito, questa è la trend line che è partito qui, questa è la trend line ciclica. Ah, è la trend line ciclica che mi parte qui. Quindi questa, che l'ho messa un po' troppo ampia, è il mio spartiacque per continuare. Quindi capisci perché ci vuole pazienza nel fare trading? Perché adesso passeranno delle ore, passerà del tempo prima di capire se questo è la situazione ribassista. Livello del nucleo, molto bello da capire perché abbiamo il massimo del ciclo 1 abbastanza alto, il massimo del ciclo 2 è qui, quindi è chiaro che devo prendere questo livello del nucleo. E notate che alla fine il nucleo è la corrispondenza di un fattore calcolabile sui cicli, quindi per calcolare i nuclei basta sapere l'analisi ciclica, quindi con un colpo solo hai due metodi di lettura. Quindi questa è la situazione. Io mi aspetto di un ciclo 3. Il ciclo 3 che a questo punto, se va qui sotto, diventa oltre a diventare ribassista. Guardate la continuazione: da qui diventa ribassista dal ciclo, diventa ribassista anche dalla trend line ciclica. Quindi il ciclo 1, il ciclo 3 che è partito qui, sta già per diventare ribassista. Quindi per me, short di sterlina dollaro, un dato di fatto. Che adesso rompendo la trend line ciclica
rompendo anche il minimo del ciclo 3, dovrebbe correre a ribasso. Attenzione! Cos'è che abbiamo tralasciato? L'ho detto all'inizio. Che ore sono? Ah, siamo oltre la mia oretta, vi devo lasciare. Sono andato veloce. Cos'è che stiamo guardando adesso? Dai, Raffaele, che così ti porti a casa l'ultima informazione sui cicli. Cos'è che ho sbagliato io, visto che sono andato short? Poi non ho sbagliato perché ho preso la direzione che comunque è quella giusta, no? Cos'è che ho tralasciato? Raffaele, dai, Peppe, Roberto, dai, anche tu. Cos'è che ho tralasciato? Cosa potrebbe succedere adesso? Lo scarto, no, vabbè, non è il respiro, ma è lo scarto. Praticamente noi abbiamo una scatola che potrebbe essere questa, per esempio, e quindi potrebbe succedere la stessa cosa alla partenza del ciclo 3. Quindi questa cosa qui potrebbe adesso far sì che questa qui era uno scarto e il ciclo 3 non è partito qui, ma è partito qui. Molto semplice. Però, siccome io ho scelto la direzione anche del nucleo, il nucleo deve andare sotto il livello del perno, addirittura a livello su questa zona qui, è finita la parte rialzista, deve andare alla parte short. Quindi, a questo punto, quello che si è preparato qui, 50 pips, non è che me lo devo trovare sotto, però una piccola parte me la devo trovare qui sotto. Quindi se adesso mi rompe anche la partenza del ciclo 3 e mi ritorna qui sotto, ho dei livelli di prendere profitto. Va bene? Ci sta o non ci sta? Poi notate che il Fibonacci in questo caso è arrivato veramente soltanto sul primo livello che è il 23,6 e poi è crollato. Quindi anche questo me la dice lunga. Non occorre che faccia un webinar che faccio vedere tante altre cose. Questo qui è un webinar completo di una lettura di un grafico. Per quello che mi interessa oggi, non quello che mi interessa domani, quello che mi interessa oggi, giorno 29 novembre, alle 10:35, mi interessa vedere questo. Per una, 2 ore, 3 ore, per tutto il giorno, ma domani cambierò l'idea, non guarderò più la sterlina dollaro, guarderò qualche altra coppia, non mi interessa. Però mi interessava sapere questo. Quindi questo lavoro qui di calcolare, leggere i cicli, scrivere i cicli, calcolare la dinamica del prezzo è il mio lavoro. Poi sono andato short oltre a altri motivi che comunque stava scendendo e sta ancora scendendo. Il ciclo che è partito qui, notate, qui è partito il ciclo, questo è il minimo di Gauss, ma questo minimo di Gauss che sul metodo fascia uso il color magenta, in questo caso lo cancello perché non ci interessa, ma nel magenta sarebbero i sottocicli. Questo è il minimo di Gauss di partenza di un ciclo. Quindi, se la distribuzione, quindi la linea bianca, incomincia a diventare ribassista, è automaticamente anche il max Gauss. Quindi, il max Gauss in questo caso lo metto, ma non lo so. Questo dovrebbe essere il max Gauss perché la parte più alta della linea bianca per il momento è questa. Se non ce ne saranno altri, questo è il minimo, il max Gauss. Quindi il max Gauss vuol dire che è riportato più a sinistra. Quindi in questo caso, se è riportato più a sinistra, avrei una distribuzione del genere. Capite? Quindi il 5-3 me lo aspetto così. Quindi è un misto tra calcoli di lettura del grafico ciclici e l'immaginazione che assolutamente c'è perché noi dobbiamo immaginare cosa fa il grafico, però per effetto di causa deve fare questo. Adesso immaginatevi che ci aspettiamo dopo questa discesa qui un grafico che mi faccia così. Cioè, è inverosimile. Ci sono dei casi tipo l'effetto che ha avuto l'euro yen sull'effetto della trend line che è ripartito a rialzo, ma assolutamente non ciclico. Ma io non mi aspetterò mai una cosa del genere adesso. Quindi mi aspetto magari che ritorni anche al 50%, ma poi crolli. Quindi ho già calcolato che magari mi va anche oltre a questo, mi va anche oltre a questo livello, quindi questo che mi calcolo. Quindi perderò 1 o 2 ore prima di avere il mio effetto, anche perché sono entrato in un momento dove normalmente dovrebbe crollare. E notate, non si sta portando in avanti. Ok? Ci sta o non ci sta? Perfetto, ci sta. Ok, benissimo. Allora, prima di chiudere il webinar,
Vorrei vedere con voi. Ieri abbiamo fatto il GVP Audi. Abbiamo fatto il GVP Audi, sì. Allora, che poi il GVP Audi l'ho chiuso col senno di poi con poco guadagno, sebbene guadagnavo prima di più e poi di meno, poi di più, poi di meno. Ho deciso di chiuderla perché dovevo uscire. Okay? Ieri ho fatto tantissime cose e quindi lunedì mi ha portato a fare tante cose che dovevo fare, andare commercialista 80 km da qua, quindi 80 andato, 80 ritorno su 160, cioè ho fatto tante cose che non hanno a che vedere con i treni, ma logicamente devi anche commissioni che devi fare. Quindi una volta che io ero qui, adesso l'avevamo su 5 minuti, quindi eravamo praticamente qui sulla stellina Audi, eravamo qui, questo long qui, io poi ho visto questa cosa qui, l'ho chiuso praticamente qui, mi pare, cioè più o meno in questa zona qui. Avete visto che poi è crollato? Cioè io se avevo ancora questo long qui aperto sarei ancora a mercato, spero che l'abbiate chiuso anche voi, praticamente qui io sarei andato qui a mercato, non l'ho chiuso, avete ben guadagnato 30 pips, l'ho chiuso a 10-15 pips, adesso sarei in perdita di 160 pips. Spero che tanti di voi abbiano capito che a un certo punto si deve anche chiudere l'operazione perché potrebbe succedere qualsiasi cosa. Quindi il GBP Audi era il movimento che io vedevo tra GBP Audi, allora cercavo di capire se l'Audi USD, quando io ho una sterlina dollaro australiano debole, vuol dire che la sterlina debole, il dollaro australiano è forte. Quindi mi aspettavo il contrario, mi aspettavo il dollaro australiano debole, quindi no, Audi USD che crollava, ok? Questo caso qui crollava e mi aspettavo una sterlina dollaro forte, una sterlina Audi forte. Il caso vuole che la sterlina dollaro, in questo caso, mettiamola H1, dopo la giornata di ieri, che era questa, ha avuto questa situazione che cercava di andare su un porto, a un certo punto la sterlina ha perso anche forte ed è scesa. Se notiamo adesso la sterlina sta salendo con il dollaro australiano, quindi vuol dire che il dollaro australiano è debole. Infatti, andiamo a vedere il dollaro australiano, guardiamo qui. L'Audi USD è debole, vedete che sta scendendo. Quindi c'è questa correlazione che io a un certo punto ho abbandonato perché ho preferito usare la distribuzione ciclica, quindi euro-dollaro, sterlina-dollaro e Audi USD in short e quindi ho eliminato la controparte che era GBP-Audi. Quindi ho fatto una scelta, una cernita di quello di cosa lasciare e cosa non lasciare. Anche questa è una particolarità. Io ho guadagnato 10 pips, ma io ho guadagnato 10 pips, non sono rimasto a mercato che adesso ne starei. Sarei adesso perdendo 160. Quindi ho preferito guadagnare chiudendomela, anche se non ho guadagnato abbastanza. Capite? Bene, attenzione. Vedete che il prezzo sta tornando in questa zona qui. Cosa vuol dire? Che adesso ho la possibilità di piramidare ancora. Quindi in questo caso qui, adesso lo lasciamo correre un attimino, vediamo cosa succede. Questo è il minimo della partenza del ciclo. Ha cercato di salire, ha cercato di scendere, ha cercato di nuovo di salire, ha cercato di scendere. Se il prezzo mi arriva qui, eccolo qui. Adesso sono già col dito sul mouse e andrò ad ampliare la mia operatività con uno short. Aspettiamo un attimino che si avvicina al minimo e poi una volta che si avvicina al minimo si fa lo short. Non prima, eh? Anche adesso si potrebbe già fare. Aspettiamo un attimino di capire se il minimo viene rotto e accelera. Livelli di pivot, qui quindi l'accelerazione potrebbe portarmi a fare 10 pips, quindi già mi bastano. Attenzione, se arriva qui sotto di nuovo, io entro qui, questa zona qui, entro qui. Perfetto, ho fatto di nuovo, ho ampliato lo short della stellina dollaro perché io vedo che il primo tentativo di andare short è mancato, il secondo tentativo di andare long è mancato perché non ho fatto nuovi massimi, si sta avvicinando di nuovo al minimo, normalmente dovrebbe rompere e accelerare al minimo di sotto questo minimo qui, quindi diventa un ciclo 3 ribassista, dopo un ciclo 2 che è diventato ribassista perché abbiamo la particolarità della lettura ciclica che dice partito qui, finito qui, quindi è un ciclo che è diventato ribassista, negativo. Non mi aspetto un nuovo massimo, non mi aspetto soltanto che il ciclo 3 diventa di nuovo ribassista. Quindi una rottura di questo è praticamente già preannunciata nell'intraday stretto
guardando i grafici, io non ho guardato il calendario, ma sapendo che alle 10:30 e i dati della stellina, siamo alle 10:43, quindi i dati per la stellina o ci sono già stati o non ci sono già stati. Oggi mi compro questa cosa qui, dopo la guardo. Quindi non ci sono dati, li ho guardati adesso, non ci sono dati, quindi per me la rottura di questa è un dato di fatto. Adesso cercano di, le prese di profitto cercano di portare sul grafico, a un certo punto ritornerà qui e crollerà come un pero. Quindi quello che io mi aspetto è questa cosa qui. Va bene? Cosa fai se il prezzo sale? Cosa faccio se il prezzo sale? Sono un trader. Ho usato delle size che mi permettono di rimanere a mercato, anche se il prezzo sale, di nuovo, l'idea è un po' del mistero che comunque io so e devo convincermi che qui sopra non ci deve andare. Se ha già fatto questo, qui sopra non ci andrai. Quindi o mi metto uno stop loss qui sopra o lascio tutto questo spazio per capire se poi deve crollare. Quindi certo che se questa discesa qui non mi crolla subito e mi fa una cosa del genere, si avvicina dei massimi, vuol dire che sta per ripartire. Quindi questo andamento qui deve darmi un po' un intuito che probabilmente andrà a farmi un nuovo massimo e mi vado ad adeguare. Ma visto che sto battendo il chiodo sui minimi assoluti, ancora ho tutto quanto lo spazio per prendere profitto al prossimo crollo. Una volta che ho preso profitto, io sono un trader che è riuscito a tirarsi fuori una piccola parte, una piccola fetta della torta, il resto non mi interessa. Ok? Andiamo a vedere, visto che tanti di voi, sono contento che alla fine tanti di voi si sono un po' guardate intanto l'euro yen di nuovo sui minimi, quindi probabilmente andrà a rompere anche questo, però adesso lo lasciamo stare, non ci interessa, non lo vado, perché per calcolare un'entrata sull'euro yen devo calcolare talmente tante cose che nel primo momento l'ho già fatto, non mi interessa che mi rompa questo minimo o questo. Al primo momento lo lascio stare, però l'euro yen avete notato come tutta la settimana si potrebbe aver tradato. Benissimo. Siamo sulla sterlina dollaro, quindi vado a vedere la sterlina dollaro dal metodo. Prima cosa, una cosa molto, ah, attenzione, 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 una cosa molto carina, attenzione, guardate. Eccolo qui, tutte e quattro le operazioni in positivo. Eccolo qui. Hai capito perché faccio trading e non mi interessa del resto? Attenzione. Eccola qui, attenzione, si vuole. Attenzione ai rilanci perché sta rompendo il minimo, quindi potrebbe anche ripartire al rialzo. Non per effetti ciclici, ma perché espansioni di prezzo, compresi il profitto. Attenzione, livello del nucleo, il pivot sta crollando. Vado a vedere su H1 dove siamo messi per evitare di rimanere al mercato. Siamo lì, a questo punto. Cos'è questo? Ah, questo è il mercato sbagliato. Ok? Quindi in questo caso qui, adesso io sono pronto, la mia maschera l'ho già riaperta, non faccio più niente sulla stringa d'oro, l'ho chiusa. Chiuso quattro operazioni, ogni operazione ha guadagnato, immaginate che erano qui, una decina di pips, un 40 pips con quattro operazioni. Va bene? Io sono contento. Ma adesso, ma Paolo l'hai chiusa troppo presto, poteva essere un... Non mi interessa, un fico secco. 40 pips con 4 operazioni, sono 4 volte 10 pips. Non mi interessa niente. Il guadagnare di più lo puoi fare tu, che stai pensando a non l'ho chiusa, forse guadagno di più. Non mi interessa, perché io talmente tante volte ci ho lasciato le penne, ho bruciato conti. Perché non volevo fare questo? Adesso ho fatto questo. La determinare un'entrata e una chiusura. Ok? Ci sta o non ci sta? Perché mi ha aperto questo? Se io faccio così? No. Ci sta o non ci sta? Va bene? Ho chiuso su una cosa che comunque non so, potrebbe essere ancora, non lo so, non mi interessa al momento. Lasciamo stare. Ma avete visto come sono riuscito ad entrare sul minimo dopo aver visto questa espansione vicino al minimo, di nuovo secondo vicino al minimo, infatti poi ha fatto un tentativo di rialzo e crollo. Questa è maestria del trading, che è una cosa che,
Sarà difficile e sicuramente non lo faccio condividere una cosa del genere, è una cosa difficilissima, difficilissima. Ok, però ormai ripeto e ripeto nei webinar tutta questa cosa. Ok, ci sta? Raffaele? Com'è? Giuseppe? Giordano? Gianluigi, Luigi, Leonardo, tutti da studiare, da applicare. Più che altro che da studiare, sì, studiare assolutamente è la cosa principale, però già in questo appuntamento di oggi è da capire che la differenza tra un ciclo, una distribuzione è sempre la stessa, quindi quello che io riporto su una distribuzione H4 la posso avere anche su una distribuzione a un minuto, su un ciclo a un minuto. Quindi posso avere quello che io, adesso un po' più indietro, quello che io vedo su una distribuzione che è questa, può essere assolutamente una distribuzione sia su un minuto su H4 uguale, quindi può avere le discrepanze dei cicli che partono male, un 1, un 2, un 3, un 4, più stretti, una Y, una X, tutto quello che è riportato sul minuto è moltiplicabile anche su H4, ok? E così via. Rimangono solo i cadaveri. E Peppe, tu continui a dire che rimangono sempre solo i cadaveri, a te rimangono i cadaveri, ma è una questione magari che forse, certe cose, certe entrate sono state fatte male e dovevi rimediare, però. Ripeto, col senno di poi non esiste una posizione giusta, un'operazione sbagliata, perché l'operazione sbagliata è l'operazione che non è andata bene subito, quindi non è che te ne puoi fare una malattia. Ok? Prendiamo il CAD/YEN, che così finiamo in bellezza oggi. Il CAD/YEN con un ordine pendente, adesso andiamo a vedere, vedete, poi è crollata ancora. Il CAD/YEN con un ordine pendente, adesso vediamo se trovo anche l'analisi perché devo capire dove l'ho messa l'analisi. Questo non c'entra niente. Sì, questa c'entra niente. Ok, il GBP USD per esempio non ha ancora dato nessun segnale short, a quanto pare sull'H4. Però il CAD/YEN abbiamo detto, no? Adesso l'entrata del CAD/YEN non era qui, devo cercare dove l'abbiamo fatta perché non è che mi ricordo tutto. CAD/YEN, guardate, GBP/AUD sta ritornando sulla zona del pivot. Allora, CAD/YEN, eccolo qui, l'entrata short, io ho fatto CAD/YEN in long, 104 190, dove è entrata? 104 190, chissà dove l'avevo messa questa entrata di CAD/YEN. Adesso andare a cercare, dovrei andare a vedere anch'io in chat. È stata fatta il giorno 25. Andiamo a vedere se c'è qualcosa. Non me la ricordo più dove l'ho fatta. Perché abbiamo messo un ordine pendente di CAD/YEN in long e invece di andare long sta crollando. Quindi non mi ricordo dove l'ho messo. Magari c'era sui 5 minuti. Andiamo a vedere. Eccola, 1,14190 l'ordine pendente. Zona di pullback. Quindi mi aspettavo di una distribuzione sui 5 minuti o comunque perché guardavo anche time frame superiori, quindi guardavo magari questa cosa qui del CAD/YEN e mi beccavo, adesso non so dov'era, comunque adesso dovrei andare a rivedere veramente l'analisi perché non è che mi ricordo tutto, però in ogni caso qui mi aspettavo un ritracciamento e poi una ripartenza long per zona di pullback. Il ritracciamento c'è stato, da qui mi ha aperto l'operazione e poi è crollato, quindi sono rimasto a mercato da qui fino a dove sono adesso, quindi sono in perdita di esattamente un centinaio di pips. Ok, quindi su CAD/YEN sono sotto di 100 pips. Uno, adesso facciamo così. L'entrata è stata 1,190. Questa è stata l'entrata, quindi io sono ancora sotto di tutta questa cosa qui. Quindi adesso questa operazione, per esempio, essendo a livello mio una operazione secondaria. Cosa vuol dire un'operazione secondaria? Un'operazione che comunque ho fatto guardando il CAD/YEN, quindi la debolezza o la forza dello yen, quindi ho fatto un paio di calcoli guardando AUD/CAD, guardando tante altre coppie.
ho deciso che per me il CAD era più forte dello yen, quindi cercavo un long. Bene, questa operazione secondaria, quindi ho un cadavere aperto, così anche per te, Peppe. Il mio cadavere è questo. Togliamo questa roba qua, vediamo se riesco a toglierla. No. Questa cosa qui, che da qui ho il cadavere aperto, è rimasto per me una cosa da ricostruire, da capire come fare. Vedete che non ci ho più dato peso a questa situazione. Adesso però le cose cambiano. Ho liberato la sterlina d'oro, ho soltanto uno short ancora vecchio, ma per il momento, già con i quattro short stamattina, potevo anche chiudermi quello vecchio, ma non importa. Vado a vedere il minimo di Gauss, che è questo, già segnato. Sale, scende, ma la distribuzione è ancora in tendenza, quindi questo è il minimo di Gauss, secondo minimo di Gauss. Quindi se questo qui era il primo minimo di Gauss, che vedete, in effetti la campana gaussiana continua, quindi questo è quello precedente, bene, scende ancora il minimo di Gauss. Quindi a questo punto io so che qui mi parte, questo qui è ciclo X, ho un ciclo precedente 4, non mi interessa, ma siccome ho già segnalizzato, già il segnale del minimo di Gauss che mi va a segnalare, questa è la parte più bassa della campana, questo è il secondo minimo di Gauss che non è sulla campana ma mi fa un nuovo minimo, quindi potrebbe essere il 4, potrebbe essere una X, non mi interessa, io so soltanto che da qui in poi questo qui è il ciclo 1. Cosa deve fare il ciclo 1 per confermarmi? Peppe, Raffaele, Leonardo, Luigino, Antonio, Andrea, tutti quanti. Cosa deve fare un ciclo su CAD/YEN per essere confermato? O una distribuzione per essere confermata? Qual è? Cos'è che deve fare? Cucù. Cosa deve fare? Passare, trapassare, toccare, sfiorare la media mobile 48, perché il CAD/YEN ho usato le stesse importazioni o impostazioni che ho messo sull'euro-dollaro. Quindi H4, non ho impostazioni diverse, sono solo euro-dollaro, sterlina dollaro e CAD/YEN. Quelle che uso per l'euro-dollaro vanno bene anche per il CAD/YEN. Ok? Quindi io mi aspetto che dalla partenza della distribuzione, quindi ciclo 1, mi vado a toccare e sfiorare la media 48, quindi siamo sui minimi assoluti. In questo caso, questo è il minimo assoluto, questo è un minimo per il momento crescente. Vado su 5 minuti. Ah, guarda, mi trovo nella situazione di capire che questo è il minimo assoluto di una distribuzione che si protrae a rialzo. Addirittura c'è anche un errore ciclico. Questo è il max caos. Questo è un errore ciclico. Questo è il nuovo minimo di Gauss. Quindi, per me CAD/YEN, vediamo dove ce l'ho. Devo riaprirlo. Ah, devo tenermi basso con le sites perché è appena ripartito un riproduttore, quindi devo stare attento. Poi controllo. CAD/YEN, long per me. Ah, ma allora hai fatto un CAD/YEN. Peppe, dimostrazione per te. Hai già un cadavere aperto, giusto? Quindi non vuoi avere due cadaveri aperti. O no, o ti vuoi riempire l'armadio di cadaveri? No, te li vuoi eliminare. Quindi se tu hai, non so se era qui, apertura fatta adesso, zero 2.668. Questa è l'apertura di adesso. Allora, riportiamo anche in chat. Vedete, scrivere in chat, fare non è che sia sempre facile fare tutto, eh? Me ne dimentico a volte. CAD, JPN, quindi la chat è sempre a formazione didattica. Questo qui è il long di CAD/YEN. Ok, ho fatto un CAD/YEN long ed è questo. Ok. Io ho ancora un cadavere, come ce l'hai anche tu, forse Peppe se l'hai fatto, se non so, ma prendo l'esempio di CAD/YEN, poi può essere per te un'altra coppia, ma è la stessa cosa, il problema dei cadaveri. 1,30, 1,03, abbiamo detto 180, 190, 1,04, 190. Ok.
Questo è di nuovo una particolarità che io ho un long qui in alto, sulla zona di pullback ho questo long. Quindi io disto, ho un cadavere, io stesso, perché l'ho condiviso, che è in perdita di 150 pips. Ok? Va bene, più o meno. Adesso ho aperto un altro long. Siccome sono, tanto prima cosa, la particolarità che ho aspettato 150 pips per aprirlo, già è una cosa buona. La particolarità è che la gestione di questo trade non mi deve essere incorporata a questo, cioè non è che io con questo devo andare a recuperare questo, toglitelo dalla mente, toglitelo. Adesso io ho la possibilità però di non ingrandire la mia esposizione, cioè di non mettermi in condizioni di avere diversi cadaveri aperti. Quindi se questa operazione è stata fatta qui, ho uno stop loss di 11 pips, questi 11 pips li devo mettere come stop loss, 10, 15. Devo calcolare che con questa seconda operazione, possibile operazione cadavere, per non evitare che abbia un altro cadavere, cosa faccio? Metto lo stop loss per la seconda operazione. Quindi ho un cadavere solo, perché già ho deciso che con questa operazione qui perderò 10 pips, 15 pips. Quindi questa operazione l'ho già decisa a priori. Ragiona così, Peppe. Meglio prendersi uno stop loss che col senno di poi aver avuto ragione, è meglio. Cioè, alla fine è questo. Adesso io cosa sto cercando con questa operazione? Una ripartenza sul 5 minuti di una distribuzione. Attenzione, qui abbiamo una particolarità che questa è una distribuzione che dura 118, quindi la parte centrale più o meno era questa, quindi ci sta, è regolare. La distribuzione più ampia per 4 sta chiudendo, per esempio. Anche questo è vero. Allora io devo capire che qui, dove sta partendo la magenta e la gialla, siamo nel ciclo 1. Quindi anche qui il ciclo 1 cosa deve fare? Deve andare a toccare la 60. La 60 scenderà piano piano. Questo è l'effetto dinamico, alto, dinamico alto, dinamico basso. Il prezzo ha dato soltanto un segnale long durante la notte e qui ha dato un segnale short. Vedete che la linea rossa scende sotto il canale giallo. Aggiorno per vedere se rimane dentro o fuori. La linea rimane la stessa, oh, si è aggiornata fino alla fine. La linea vedete che rimane con il prezzo adesso qui sotto. Quindi vuol dire che se adesso il prezzo chiude una parte più alta di questa, la linea rossa sarebbe, continua a essere all'interno del canale del dinamico. Quindi io mi sto aspettando che mi riparta. Quindi anche per avere un effetto di questa operazione qui, devo farmi dall'ultima espansione a questa zona qui un livello di take profit. Qual è la prima zona di pullback? Questa. Quindi questa è la prima zona di pullback che purtroppo è più sotto di un livello di Fibonacci 38 e 50, quindi più o meno io direi che questa zona di pullback forse non la sente nemmeno, il mio take profit dovrebbe essere questo. Se questo è il mio primo take profit e io ho qui la media 60, ricordiamoci che se mi sta partendo una distribuzione gialla deve andare a toccare la 60, quindi su 5 minuti a 60 periodi, vediamo se è vero perché è giusto. Ma a volte ho sbagliato a impostare. Quindi in questa cosa qui, io già qui incomincio a prendere profitto di 10 pips. È un decimo, un quindicesimo dell'operazione cadavere. Quindi vedete che ho fatto un'altra operazione che è andata anch'essa a buon fine, sta andando a buon fine. Ma prima di farlo ho pensato, ho guardato, ho cercato. Ho studiato, insomma, mi sono messo nei panni di capire il perché e il per come. Quando è che mi dà la ragione di questo, di uscire di questa operazione? Quando sono in positivo. Quindi non è detto che devo accumulare operazioni perché ho un cadavere aperto. Quel cadavere aperto lì non mi interessa niente. Se non mi interessa, deve essere una cosa secondaria che è lì, vabbè, prima o poi lo vado a recuperare. Anche se mi rimane aperto, chi se ne frega? Va bene? Hai capito questa, Peppe? Ti sto monitorando, osservando da diversi anni ormai e hai fatto dei passi da gigante. E hai fatto dei passi da gigante nell'ingenuità. Sei molto impulsivo, hai fatto decisioni che non andavano fatte e tante altre cose. Però questa è la particolarità del trader che ha una buona possibilità di riuscita, perché se tu sei invece un trader che hai paura, non fai, calcoli, fai, piuttosto guardi, non sarà mai pronto. Questi trader o questi apprendisti trader che continuano a fare
treni sul conto demo e vanno benissimo, poi passano al reale, poi ritornano alla demo, poi dico, sono tutta, state lì a giocare, basta. Se cioè, dovete buttarvi nell'acqua fredda, perdere soldi per capire perché si sono persi dei soldi. Purtroppo è un passaggio da fare. Ci sono dei casi particolari di chi riesce magari a passare dalla demo al reale e non avere più problemi, ma secondo me sono veramente dei casi particolari di chi riesce a diventare un trader senza aver mai bruciato un conto, o aver bruciato uno, due, tre, quattro, a ripetizione. A me è successo anche bruciare un conto, bruciato un conto, rimesso del capitale, nello stesso giorno bruciato anche il secondo conto. Una cosa che non mi succede, non mi succederà più in vita mia, ma tante volte ho fatto dei casini che bruciando un conto, poi ho bruciato subito lo stesso giorno di nuovo un conto perché volevo recuperare, perché volevo questo, volevo quel. Non è trading questo, ragazzi, non è trading. Non potete immaginare come sia facile fare trading, ma in proporzione, non posso avere un conto da 1000 euro e portarmi a casa uno stipendio da 5000. Non è questo. In questo stipendio da 5000, minimo, minimo devo avere 100.000 euro sul conto per fare realizzare, diciamo, 5.000 euro al mese senza avere stress. Poi l'abilità ti porta a fare anche con un conto piccolo e delle somme abbastanza alte. Questo è vero, però l'esposizione di un conto piccolo che fai una somma grande di guadagno sei più esposto, quindi sei anche più vulnerabile all'effetto che si protrae nei mercati. Quindi quando ti arriva un'ondata di un'anomala, il tuo conto piccolino salta perché stai usando delle size non proporzionate. Va bene? Quindi avete visto come sono entrato di nuovo sul CAD yen guardando time frame superiori, ma guardando sul 5 minuti qualcosa, perché sull'H1 devo andare a toccare anche qui la media 48. Quindi sto aspettando questo movimento qui. E anche quello che sto guardando qui, di questo Fibonacci qui, espansione di 57 pips e questa espansione qui. Ok? Quindi non mi sono inventato niente. Quindi quello che sta succedendo adesso è la candela delle 10, delle 11, quindi la prima candela a 5 minuti, adesso siamo al sesto minuto ed è qui. Ok? Quindi questa è la prima candela. Quindi qui sotto non ci deve andare, da qui c'è l'effetto palloncino. Mi ritorna su e mi va, no, questa zona qui io prendo profitto e ho preso, ho portato a casa, non me ne frego. Basta. Bene, sono di nuovo arrivato, naso chiuso, non posso più parlare. Va bene per oggi? Guardate, mentre sto parlando. Ma, ripeto, non è, è una cosa che Paolo si deve vantare perché ogni volta nel webinar fa le operazioni vanno a buon fine. Torniamo alla nostra sterlina dollaro che l'ho abbandonata perché ormai ho fatto quello che deve fare qualcosa. Guardate. Sono la parte centrale, sono questo, quindi azionando il rettangolo dovrei avere qui la parte centrale, quindi ho tutto il mezzo ciclo che sta per ripartire, questa è la terza gamba. Quindi a questo punto, se il prezzo mi ritorna più o meno in questa zona qui, sono costretto a entrare di nuovo sulla sellina d'oro. Però, allora, immaginatevi lo scarto che sta facendo. Che ha fatto qui? Allora, prendiamo la penna di un colore bianco, ultima e poi vi lascio. Allora, noi abbiamo fatto lo short del ciclo 3 qui, più o meno, no? Dove poi è crollato e avevamo questo scarto. Posso fare la stessa cosa quando mi arriva qui? Se mi do di nuovo, posso farmi che così continua questa zona qui? Questa, secondo voi, è una zona short adesso? Scusate, mi è venuto un po' storta. Questa è la zona short. Se il prezzo si avvicina qui, faccio lo short nuovamente? No, perché no, Raffaele? Peppe, che dice sì o no? Se arriva di nuovo vicino al minimo, come ha fatto qui, che poi è crollato, lo posso fare? Bravissimo! No, vedi, Peppe, ti sei fatto. Già hai pensato di fare un nuovo minimo. Qui doveva fare un nuovo minimo e c'hai ragione. Se si avvicina qui deve fare un nuovo minimo, ma la distribuzione è finita. Quindi potrebbe anche ripartirmi, farmi una nuova distribuzione, tornare sopra la media a 64 e partire un nuovo ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3. Quindi non la devo fare. Molto semplice.
Dovrebbe fare un nuovo minimo, dovrebbe, non mi interessa. Deve fare un nuovo minimo, come qua, sì. Dovrebbe fare un nuovo minimo, no. Capito? Addirittura si potrebbe cercare un breakout e fare nuovi massimi, proprio io il pivot non li faccio. Vedi che ho filtrato, molto, ho filtrato molto perché guardando la distribuzione è già arrivata a fine corsa. Forse questo qui è il ciclo 3, un po' strano, ha finito qui, un doppio minimo, deve partire qualcosa, mi partirà. Sopra la media a 64 mi parte una nuova distribuzione, quindi mi salta il 4, mi salta l'1. Ok? Hai capito perché non si fanno? Bene, KDN. Ricordiamoci che questa candela qui è la candela delle 11 che è partita qui. Quindi i primi due candele a 5 minuti, adesso sta per finire anche la terza candela, quindi i primi 10 minuti, tra un minuto parte l'undicesimo minuto e abbiamo la terza candela a 5 minuti. Sono in positivo di 5 pips, il mio zona di take profit potrebbe essere già questa, adesso vediamo di riuscire a prendere il profitto così non mi frega più, però porto a casa e faccio guadagno. Ok? Peppe, cerca di riorganizzare un attimino le idee. Non sono, a volte bisogna non fare trade quando non è. Vedi, tante cose. La cosa più importante è desistere dal fare trading quando la situazione non è chiara. Preferisco aspettare che la stellina dollaro mi faccia il suo seguito H1, guardando l'H1, che sta facendo qualcosa, che magari, vedete che già è crollata qui da 61. Mi ritorna qui. Addirittura in questo caso bisogna avere la particolarità, possiamo usare questo, di prendere un Fibonacci e di metterlo su questa ultima espansione e guardare che cosa sta facendo il grafico qui. Ok? Arrivare al 38,2 di questo sopra il pivot, da qui è una situazione short di nuovo, perché sto utilizzando il trend di questa candela lunga, ritracciamento. Da questa zona qui o dal 50% o dal 38,2, questa è la zona dove io dovevo entrare short di nuovo. Se non va lì, non faccio. Allora, attenzione, la terza candela a 5 minuti, posizione in positivo, io direi a questo punto senza andare a sfidare, perché abbiamo anche qui un altro fattore statistico. Abbiamo una situazione di fascia, quindi una fase di mercato ribassista. Sono 26 candele, non vuol dire niente perché può protrarsi ancora più tempo avere una fase rossa, però è anche un dato di fatto che prima o poi potrebbe mettermi su la testa e farmi una fase verde, tipo questa. Però notate che questa fase verde, per esempio, era questo il massimo assoluto e ha fatto solo la fase verde anche scendendo. Quindi a questo punto qui era la presa di profitto. Vediamo se ci arriva. Allora, leggo l'ultima. Allora, Raffaele, una buona cosa, non solo tu lo stai facendo. Allora, attenzione però a usare il freezing, cioè usare la copertura, congelare un'operazione e automaticamente prendere, sto soffocando, prendere atto di non chiudere un'operazione in perdita, ma congelare la perdita per poi avere una seconda possibilità di gestione. La gestione è un fattore molto difficile, non si può gestire sempre tutte le operazioni, la gestione è più difficile di un trade, ok? Quindi certe volte congelare, certe volte tipo questa particolarità qui, se sei entrato qui hai 10 pips, non li congelare, mettiti uno stop loss, a volte. Sulle coppie che non si usano spesso io uso lo stop loss, sulle coppie invece che euro dollaro, stellina dollaro, o congelo, ma solitamente non congelo, uso delle size proporzionate al conto e poi valuto con un secondo tempo cosa fare. In un secondo, quando mi va male un trade, lo valuto dopo. Va bene? Siamo? Che dite? Va bene, ok, perfetto. Allora, io vi lascio con 2 ore di webinar oggi. Lunghetto, vero? Una stellina d'oro che bello. Siamo a mercato.
con un'operazione destinata al loro short in perdita di 120 pips, ma non abbiamo più fatto lo short. Guardate come stiamo giochicchiando, stiamo giocando a fare il trade. L'espansione è questa. Posso abbassarla e metterla sull'ultima, qui questa. Notate, i livelli sono sempre. Allora, siamo qui, 61,8. Non posso fare lo short. Ormai è già stato fatto tutto. Devo aspettare. E addirittura, guardate, è tornato sopra la media 64. Quindi questo potrebbe addirittura essere un ciclo 1, visto che la distribuzione è questa. E quindi questo qui è essere il minimo di Gauss. Non faccio niente. Va bene? Non faccio più niente. Fermi, perché aspettiamo su H1 la determinare un 50% come zona short. Quindi qui io mi sono già messo l'idea che entrerò short qui. Se ci arriva, boh, se non ci arriva, va bene lo stesso, non lo faccio più trading. Ok? Mettersi dei paletti di orientamento. Quindi se adesso sale al 50%, valuto di fare lo short da qui, guardando però sul minuto dove sono con la distribuzione, perché devo calcolare che probabilmente da qui, neanche da qui, questo qui sia a un certo punto il ciclo 1. Ok? Quindi se ho il ciclo 1, vedete, a fine corsa, avrò poi un ciclo 2 nuovi massimi. Se io ho questo ciclo 1 confermato e mi si avvicina di nuovo al minimo, allora sì che vado short, non dopo. Adesso, se si avvicina di nuovo al minimo, andrò short. Solo se si avvicina al minimo. Capito la particolarità di come sfruttare lo strappo ribassista sui minimi o no? Adesso non lo posso più fare. Solo se dopo questo tentativo di salita, non rompendomi questo massimo, non rompendo questo massimo, incomincia a scendere, si avvicina di nuovo al minimo, sono costretto a fare uno short perché logicamente continuerà la fase di bassista. Quindi non mi metto long in ogni caso. Allora, una particolarità, abbiamo il GBP AUD, potrei stare ore con voi. Il GBP AUD una candela H1 che cerca di tornare su, notate. Quindi vuol dire forza di sterlina e debolezza di dollaro australiano. Cosa sta facendo il dollaro australiano? Dovrebbe essere debole. Dovrebbe essere debole qui. Infatti non è debole, è forte anche il dollaro australiano, quindi c'è qualcosa che non va proprio sulla sterlina. E questo mi fa sentire la puzza di dire ok, lascia stare. Desisti da fare questo trading perché non è più chiaro. Ritorna in quello che hai da monitorare, quindi torno qui, torno sulla mia coppia, non l'euro yen, ma il CAD yen. Quindi attenzione, CAD yen sono long, qui sono long, no? E allora guardando il CAD yen devo guardare anche cosa fa l'euro yen. L'euro yen sul il metodo overline, tutto, ho reso tutto pubblico, tutto quello che ho dentro al mio sacco. Adesso perdo gli occhi perché non lo vedo. Vedete, ero io da qualche parte, no? Ecco, il CAD yen, l'euro yen sta salendo dai minimi dopo aver cercato di rompere il minimo, sta tornando su, notate. E anche questo è una particolarità, perché se non hai fatto spike, non hai fatto niente, da qui in poi normalmente dovrei entrare short. Però abbiamo un euro yen forte, quindi un euro forte contro lo yen, quindi vuol dire che lo yen è debole e probabilmente, essendo debole lo yen, sarà debole anche contro le altre coppie. Quindi sta salendo il CAD che è più forte dello yen. Quindi una volta che mi rompe di nuovo questo minimo qui, vedete che si sta piano piano girando anche la blu, deve tornare sopra la media 60. A me interessa soltanto questo come livello di target, su questo come livello di target, sono 10 pips. E ho fatto 40 pips della sterlina prima, ho fatto qualcosina prima ancora con la sterlina dollaro, lo so, il primo short, il secondo short, ho fatto 5 short di sterlina dollaro, adesso faccio un long di CAD yen, altri 10-15 pips, io ho fatto 50-60 pips in una giornata, in un paio d'ore. Va bene? Grazie a tutti. Ciao, buona giornata a tutti. Ci si sente.
Oggi è martedì, quindi ci sente giovedì, come minimo giovedì. Adesso vediamo. Si avvicina piano piano Natale, quindi anch'io incomincio a restringere il mio trading e cercare un po' la serenità. Ragazzi, la serenità è impagabile. Quanti soldi puoi avere nel portafoglio, ma se non hai la serenità? Quanti soldi puoi avere nel conto bancario, ma se sei malato? Quindi attenzione a queste cose. Non godetevi i soldi nel portafoglio col pensiero. Godetevi la vita anche se avete il portafoglio vuoto. Non fate trading per diventare ricchi, che è la cosa più sbagliata. Ok? Voglio lasciare un po' di spazio, sebbene il webinar è un po' lungo, qualcuno di voi avrà sentito parlare degli animali che stanno in tutto il mondo, in Giappone, in Cina, in America, in Australia. Ci sono dei gruppi di animali, in Cina addirittura di notte, volatili, quindi gli uccelli che di notte non volano solitamente, e in Giappone è successo con le pecore, anche con tanti altri animali, che girano su se stessi. Avete visto questa cosa, questa particolarità? Qualcuno ha visto questa cosa? Io purtroppo non sono ancora andato online con il mio sito privato, il mio archivio di studio sulla vita. Avete visto questa cosa? Che ci sono gli animali che si girano su se stessi? Ok, se non avete visto questo, vi consiglio di guardare la diretta live che ha fatto ieri sera Red Ronnie, assolutamente informativo, non dovete vederla come una cosa che vi deve istruire, ma ci sono dei dati di fatti che nel mondo sta cambiando frequenza, quindi aspettiamocene delle belle, perché entro un paio d'anni avremo una soluzione a tutti i mali o a tanti mali che l'uomo deve capire come vivere. Okay, quindi i soldi non daranno mai la felicità. Okay? Cercate di capire che sta succedendo qualcosa nel mondo di cambio di frequenze. Okay? Attenzione, questo porterà anche a una perdita, probabilmente a livello mondiale, di tante persone, okay? Delle persone cattive. Vediamoci questo. Okay? Quindi cercate sempre di fare del bene, perché anche se magari indirettamente fate del male a qualcuno, okay, per motivi che magari non avete mai pensato, è un dato di fatto che i bambini sono crudeli. Quanto sono crudeli i bambini? Perché sono ingenui e riescono a fare del male ad altri bambini senza il pensiero di fargli del male, sono ingenui, ok? Quindi sono crudeli i bambini anche contro gli animali e contro gli insetti, no? Si sa che è un dato particolare che succede. Nella vita, purtroppo, noi siamo condizionati a dover fare del bene e fare del male. Se fate del male, ma ve ne rendete parzialmente conto, è una cosa normale, perché non si può fare sempre del bene, assolutamente no. Però cercate nella linea retta, nel grande, di fare più bene che male, ok? Perché poi vi ritorna tutto il karma. Passerei ore a parlarvi di vita. C'è un pianeta che si sta avvicinando alla gravità terrena, Nairobi, quindi è chiaro che adesso sta succedendo un cambio di frequenza proprio per questi animali. Probabilmente sarà questo il motivo. Ci sono tante teorie, che portano a questo. Il magnetismo, fa sì che questi animali stanno impazzendo e girano su se stessi, provocando dei cerchi. Okay? Andate a vedere, scrivete animali, cerchi, e trovate su YouTube, Google, tante spiegazioni. È una cosa che sta succedendo adesso in tutto il mondo. Grazie a tutti della partecipazione, vi lascio con un KDN nuovamente in positivo, ok? Vi lascio con una stellina d'oro dove l'abbiamo tradata e tradata e tradata, ma adesso non ci serve più. Guardate, l'audio si sta salendo. Audi forte, ok. Poi andiamo a vedere la stellina d'oro. Vedete che si è fermata qui, ma ancora in salita. Quindi non andrò a fare degli short, perché probabilmente è un ciclo 1, poi un ciclo 2 e così via. Farò lo short dopo. Bene, grazie a tutti. Ci si sente giovedì prossimo. Grazie a tutti. Ciao, webinar lunghissimo. Ciao, ciao, ciao.